5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, time for nature, è il momento per la natura, è il momento della natura. Abbiamo con noi per parlarne la senatrice Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole, forestali e alimentari. Benvenuta, ministra. Grazie. Allora, ministra, di fronte, diciamo, alla pandemia da Covid-19 che stiamo seguendo e che ci sta inseguendo da alcuni mesi, anche i sistemi agroalimentari di tutti i paesi del mondo, insomma, stanno mostrando in qualche modo una certa vulnerabilità, una certa fragilità. E anche in Italia sta succedendo qualcosa. Ci sembra che esistano almeno due tipi di fragilità. Una è una crescente dipendenza del fabbisogno alimentare da prodotti importati. L'altra è invece il fatto che il settore agroalimentare italiano si basa su un gran numero di lavoratori, migranti e anche non, a cui vengono sistematicamente negati i diritti basilari al lavoro regolare e tutelato, i diritti ai servizi, alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi ultimi fondamentali, anche per contrastare la diffusione del virus, c'è una correlazione molto stretta con la sanità. Sono temi affrontati poco più di un mese fa, peraltro, in occasione della riunione straordinaria dei ministri dell'ambiente del G20, cui lei ha partecipato e che ha definito alcuni obiettivi di sicurezza alimentare, di qualità dei prodotti, di sicurezza e sostenibilità del lavoro. Allora, ci può dire qualcosa sugli esiti del meeting e del suo impegno, che ormai tutti le riconoscono e, se mi consente, glielo riconosco davvero molto volentieri anch'io, in difesa dei diritti dei lavoratori agricoli? Grazie, grazie per questa opportunità. Io partirei, diciamo, dal tema emergenza sanitaria. Noi proprio in questa fase in cui nel nostro paese, in tanti altri paesi, ma parliamo del nostro, c'era poco di normale. Abbiamo chiuso attività produttive, abbiamo invitato milioni di cittadini italiani a non muoversi dalle proprie case e in contemporanea abbiamo avuto, oltre alla filiera sanitaria, medici, paramedici, personale del sistema sanitario che ha fatto fino in fondo il proprio dovere, noi abbiamo avuto quella che io ho chiamato la filiera della vita, la filiera agroalimentare, che ha fatto uno sforzo enorme. Noi dalla terra e dal mare abbiamo avuto prodotti di qualità e abbiamo avuto una filiera composta in gran parte da persone umili, da lavoratori agricoli, da lavoratori dell'industria di trasformazione alimentare, dai lavoratori della distribuzione, ma anche da tante imprese che hanno assunto, direi, un ruolo istituzionale. Hanno consentito a tutti noi di non cambiare le abitudini alimentari, di avere, in una fase in cui nulla era normale, di avere dei momenti di normalità.
nel mettersi al tavola, ma anche nell'andare in un supermercato, in un mercato e trovare i prodotti freschi e trovare i prodotti che abitualmente fanno parte del nostro, dei nostri acquisti. Allora, io dico che adesso non dobbiamo dimenticare quella che si è rivelata essere una filiera strategica, strategica per il nostro paese, strategica per la convivenza, per la vita di ognuno di noi. E allora questo è un settore che è un settore che produce cibo di alta qualità, è un settore che ha anche storia, che è tradizione, che è tutela del territorio e del paesaggio, ma non è da archiviare come molti pensavano e forse ancora pensano nei settori del passato, nell'arretratezza. Il sistema agroalimentare italiano è il sistema del futuro. E io voglio dire questo perché se noi non abbiamo consapevolezza della strategicità, dell'interesse nazionale di questo settore, non potremo renderlo attrattivo non solo per quelli che oggi stanno nel settore, che non lo devono vivere come ripiego, ma non potremo renderlo attrattivo per le nuove generazioni. E invece io penso che questo settore, che ha bisogno di tanta innovazione, ha la necessità di avere il più grande fattore di innovazione che abbiamo in Italia, che sono i ragazzi e le ragazze, quelli che si sono formati, che hanno competenze, che hanno anche una nuova sensibilità all'ambiente, che hanno un approccio molto pragmatico alle questioni che attengono allo sviluppo. Noi abbiamo bisogno di avere questo fattore all'interno di questo settore. Ed è questa ragione che mi aveva portato, appena arrivata al Ministero, prima ancora dell'emergenza Covid, a parlare della istituzione della consulta climatica, dove io voglio in questo Ministero i ragazzi e le ragazze, voglio gli imprenditori, voglio il mondo della scienza, della ricerca, perché noi insieme dobbiamo costruire il progetto strategico della nuova agricoltura. E quando dico questo, dico non soltanto un approccio alle questioni dal punto di vista ideale, che comunque non è secondario, ma dico cose concrete. Dico che noi dobbiamo fare i conti, proprio nel mentre parliamo di ambiente, nel mentre parliamo di sostenibilità, di che cosa significa lo spopolamento delle zone interne. Dico che noi dobbiamo guardare a questo settore come un fattore non di creazione dell'emergenza climatica, ma come un settore che concorre ad affrontare l'emergenza climatica. Perché se noi abbiamo le norme di buona coltivazione, se noi ripopoliamo le zone interne, se noi portiamo le attività laddove le attività sono state dismesse e abbiamo campi abbandonati, abbiamo terreni incolti, noi svolgiamo una funzione che è anche di contrasto al dissesto idrogeologico. Per fare questo è evidente che se abbiamo la consapevolezza che stiamo parlando di un settore strategico, dobbiamo destinare risorse per sostenere un poderoso programma di ricerca e innovazione nel nostro paese. Quando io dico i giovani e l'agricoltura, dico non il ritorno alla zappa, come banalmente molti pensano, dico agricoltura di precisione, dico digitalizzazione, dico utilizzo dei nuovi mezzi di produzione, perché se noi facciamo attenzione, perché a volte parliamo anche per slogan, se noi dobbiamo avere rispetto per l'ambiente, dobbiamo avere rispetto anche per quelle risorse che sono risorse esauribili. E chi se non l'innovazione e la scienza ben utilizzate ci viene in soccorso, per esempio sull'uso della risorsa acqua? Noi siamo in un'epoca in cui aumenta la desertificazione, in un'epoca in cui anche nel nostro paese facciamo i conti, per esempio, con momenti di grande difficoltà, anche al nord, di carenza di acque, e dobbiamo adottare tutti gli strumenti per utilizzare la risorsa acqua per produrre bene,
per produrre prodotti di maggiore qualità e non consumare, sprechi. Su questo io chiedo, come dire, di applicare con rigore e in tempi rapidi un grande piano acqua nazionale, perché noi su questo abbiamo la necessità di mettere insieme il meglio delle intelligenze che ha questo paese, che si vogliono misurare con questa sfida, che è una sfida che non possiamo caricare solo sulle spalle dei produttori agricoli, perché a volte noi ci laviamo anche la coscienza, individuiamo il responsabile, a prescindere se è vero o meno, individuiamo un responsabile sul cui scaricare la responsabilità e a quel punto tutti siamo tranquilli. Io dico, ognuno di noi è chiamato in questa fase a fare un di più, perché è bene riconoscere, e mi fa piacere questo richiamo farlo con voi, che l'agricoltura italiana avrà tanti limiti e sicuramente ci sono tante criticità che ancora dobbiamo affrontare e che devono avere risposte. Ma è vero anche che dal 90 ad oggi l'agricoltura italiana ha migliorato molto le sue prestazioni ambientali, perché è l'agricoltura italiana, e quando si parla di agricoltura a livello europeo noi non dobbiamo mettere tutto nello stesso calderone, perché un conto sono le agricolture iperintensive, le agricolture dove il benessere animale si scrive sulla carta, ma gli animali non vedono mai un pascolo, gli animali stanno in stalle dove sono migliaia di capi e il benessere animale appunto è solo un richiamo ai buoni sentimenti. Altro è fare i conti con un'agricoltura come la nostra, dove c'è una sottrazione di oltre 34 milioni di tonnellate di CO2 dall'atmosfera, e questo è anche grazie alle pratiche di buona coltivazione che i nostri agricoltori portano avanti. Ora, tutto questo insieme di questioni che ho richiamato deve fare i conti con un importante impostazione che dice: noi, nel mentre parliamo di sostenibilità ambientale, dobbiamo coniugarlo con la sostenibilità sociale e con la sostenibilità economica. E questo è il tema che ho posto al G20, dove ho chiesto ai miei colleghi appunto partecipanti alla conferenza di fare i conti anche nelle politiche pubbliche con questa dimensione, perché se non c'è una sostenibilità economica delle imprese, noi chiacchieriamo soltanto di sostenibilità ambientale, non possiamo scaricare sull'agricoltore nuove responsabilità e non mettere mano invece alle risorse pubbliche che devono sostenere queste responsabilità, insieme a un piano importante anche di semplificazione, perché io, mettendo piede a questo ministero e misurandomi, diciamo, più direttamente con le questioni concrete del settore, sono portata a dire che spesso gli agricoltori sono chiamati a produrre montagne di carta, quando invece dovrebbero essere impegnati a produrre cibo e cibo di qualità. E allora questo tema noi lo abbiamo affrontato nel G20, lo affrontiamo in sede di Consiglio dei Ministri europei, ma in quell'occasione ho chiesto anche alla presidenza di turno di fare ulteriori momenti di approfondimento proprio per darci delle scadenze più impegnative su questa materia, perché noi dobbiamo, come dire, dare priorità alle questioni che dobbiamo affrontare, andando anche a destinare risorse. In sostanza, lo dico con una battuta, noi, se vogliamo corrispondere alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, dobbiamo valorizzare il lavoro agricolo e tutelare il reddito degli agricoltori. Perché se non c'è questo, se non marcia insieme la valorizzazione del lavoro agricolo e la tutela del reddito degli agricoltori, noi rischiamo di fare una guerra per errore a soggetti che non possono affrontare con le loro forze questa sfida, che è una sfida grande che noi abbiamo davanti. In questo io ho visto anche questa scelta che ho deciso di portare avanti, che è quella di dare diritti
e di dare soprattutto riconoscimento di identità e di dignità a quelle tante persone che in questi anni sono stati considerati o invisibili o peggio sono stati considerati i nostri nemici, gli usurpatori, quelli che venivano a toglierci lavoro. Noi abbiamo nelle campagne, non solo nelle campagne, abbiamo nelle famiglie, abbiamo in tanti settori, persone che vengono da un'altra parte del mondo e che ci hanno aiutati a portare avanti le nostre attività e a far arrivare sulle nostre tavole buon cibo. Il punto sul quale ci dobbiamo interrogare è la condizione con le quali si arriva a produrre buon cibo. Perché se c'è caporalato, se c'è sfruttamento, se c'è quella criminalità organizzata che sottomette i lavoratori, che li ricatta, che li toglie anche il passaporto e quindi li nega il diritto di esistere come persone, il buon cibo è un cibo macchiato che noi non possiamo permetterci. Allora io ho fatto in questi mesi un appello anche alla grande distribuzione, oltre che al mondo dell'impresa. Io mi irrito quando vedo che ci sono campagne che costantemente promuovono i prodotti sotto costo. Non è che io voglio far spendere di più ai consumatori. Dico che noi consumatori li dobbiamo avere come alleati e li dobbiamo avere come alleati rendendoli informati e consapevoli dell'acquisto che stanno facendo. Se costantemente un prodotto viene venduto a un prezzo inferiore al costo di produzione, c'è qualcuno che sta pagando quel risparmio. È l'ambiente, perché magari si fa ricorso a prodotti chimici in modo eccessivo, è un imprenditore che a fine mese non riesce a quadrare i conti e da qualche parte deve scaricare quel mancato guadagno, è un lavoratore che viene brutalmente sfruttato. Allora noi dobbiamo approcciare questa materia proprio con l'idea che adesso parliamo di un settore strategico che è di interesse nazionale e che in quanto settore strategico e di interesse nazionale deve avere quelle risorse necessarie per mettere le imprese in condizione di corrispondere a quell'elemento che poi è stato un elemento costitutivo anche della nascita dell'Unione Europea. Produrre buon cibo e cibo a sufficienza per i propri abitanti. Questo lo possiamo fare se noi abbiamo attenzione all'ambiente, alle ricadute sociali e anche alla sostenibilità economica. Ecco, in tema ambientale, di recente l'Unione Europea ha proposto due strategie, quella sulla biodiversità e la natura e una strategia farm to fork, dal produttore al consumatore, se possiamo tradurlo così. Quale giudizio dà lei di questa seconda strategia, anche in merito al fatto che ci possa aiutare in qualche modo a ridurre la dipendenza dal fabbisogno alimentare qui in Italia da alimenti importati? Ecco, qual è il suo giudizio su tutto questo? Ma io dico a voi quello che ho detto al Consiglio dei Ministri europei settimana scorsa. La strategia dal campo alla tavola è una strategia utile che va rafforzata e bisogna avere più coraggio e più concretezza. Perché, come dicevo prima, non basta l'appello ai buoni sentimenti. Bisogna dare ruolo all'agricoltura e bisogna creare le condizioni perché ci sia una capacità produttiva che non venga minato dalla incapacità di reggere la competizione all'interno e all'esterno. E allora c'è un tema che si chiama costi, c'è un tema che si chiama responsabilità degli agricoltori, c'è un tema che si chiama eccesso di burocrazia anche a livello europeo, c'è un tema del quale i governi, le classi dirigenti devono farsi carico, che è non solo produrre buon cibo, ma anche cibo a prezzi sostenibili per i consumatori. Questo che cosa significa? Significa che così come è stato fatto per altri settori, noi dobbiamo farci carico nel momento in cui affrontiamo questo insieme di questioni, anche di avere un intervento economico che possa
non scaricare né sull'agricoltore né sul consumatore costo delle nostre produzioni, perché altrimenti noi rischiamo di avere un consumatore che si orienta verso prodotti che magari sono a basso costo e che vengono da un'altra parte del mondo, quando noi invece dobbiamo valorizzare le produzioni a chilometro zero, quando noi dobbiamo valorizzare la biodiversità che abbiamo nel nostro paese, quando noi dobbiamo avvicinare il consumatore al luogo dove si produce. Per fare questo è evidente che i costi di produzione hanno un ruolo importante e dentro questa strategia che l'Unione Europea si sta dando, io ho posto due altre questioni, uno che attiene alla politica agricola comunitaria, che non può essere quella che abbiamo immaginato negli anni passati, perché c'è bisogno di avere un rafforzamento delle politiche ambientali, ma non si può fare con lo stesso pacchetto di risorse con il quale si è fatta la politica agricola comunitaria, perché noi dobbiamo appunto avere un equilibrio in questo. Dall'altro, noi dobbiamo investire di più sull'etichettatura di origine, sulla trasparenza e sulla tracciabilità. È un diritto del consumatore. Molti pensano che questo è un tema che di tanto in tanto si tira fuori perché non si ha di che cosa discutere. Il consumatore ha il diritto di sapere dove è stata prodotta la materia prima, dove è stata trasformata e anche come è stata confezionata, perché proprio l'emergenza sanitaria ci ha messo nella condizione di riflettere che quello che mangiamo è fondamentale non solo per soddisfare il palato, ma anche per vivere bene e per vivere in salute. E allora per fare questo noi dobbiamo dare al consumatore il diritto di sapere se un prodotto è stato, un cibo è stato prodotto in Italia con il rispetto delle norme di buona coltivazione o se è stato importato da paesi dove magari si utilizzano prodotti chimici che in Italia e in Europa sono banditi. E questo lo puoi fare solo se hai la tracciabilità, se hai un'informazione al consumatore anche della qualità intrinseca del prodotto. E oltre questo io un tema che ho posto a livello europeo è quello che noi abbiamo da un lato l'emergenza alimentare, dall'altro dobbiamo contrastare gli sprechi alimentari. E in Italia noi ci siamo trovati di fronte a questa situazione proprio nel momento in cui abbiamo chiuso un canale importante di consumo dei prodotti dell'agroalimentare. Penso alla ristorazione, penso ai bar, penso alle enoteche. Sono luoghi nei quali viene consumato una parte tra il 35 e il 40% del prodotto nazionale e sono i luoghi, diciamo, dove si consuma la qualità più elevata insieme a quella che viene esportata all'estero. Aver chiuso quei luoghi ha comportato una perdita per il settore molto importante. Io ora non dico che noi dobbiamo ripagare i produttori di questo, dobbiamo farlo per quello che le risorse pubbliche ci mettono in condizione di fare. Dico però che non dobbiamo permettere che si consumi un altro disastro, che è quello che da una parte si distrugge il prodotto e dall'altro ci sono persone che non si possono permettere l'acquisto del cibo, non si possono permettere l'acquisto del cibo a sufficienza. È per questa ragione che ho voluto portare avanti una battaglia per dire che devono essere destinate molte risorse. Noi abbiamo destinato oltre 300 milioni di euro al Banco degli Indigenti, proprio dove costruiamo con il mondo caritatevole, laico, cattolico, un paniere che viene messo nella loro disponibilità per soddisfare il bisogno di cibo, e adesso ci sono molti bambini e bambine, perché sono anche famiglie e coppie giovani che sono andate in difficoltà per effetto del coronavirus, e noi dobbiamo corrispondere con un'azione forte. Però io credo che questo debba essere un tema che va affrontato a livello europeo, perché con questa emergenza noi faremo i conti per un tempo
piuttosto lungo. E a queste nuove povertà noi dobbiamo rispondere intanto immediatamente dando l'accesso al cibo. È una sfida che l'Unione Europea ha davanti ed è una sfida che io credo noi dobbiamo cercare di vincere, perché è nel dovere delle classi dirigenti, di chi può farsi carico di quelle fragilità che purtroppo in questa fase sono aumentate. E facendo questo io credo che noi aumentiamo anche la consapevolezza di come l'agricoltura non deve distruggere cibo e di come l'agricoltura deve concorrere ancora di più all'ambiente, ma non con una visione un po' come dire superficiale, che noi coltiviamo bei giardini, splendidi giardini, sono bellissimi, i nostri campi devono produrre anche cibo e cibo di qualità. E per fare questo io credo che noi dobbiamo approvare rapidamente anche quella legge sull'uso del suolo, perché non dobbiamo continuare a sottrarre superficie agricola alle produzioni, perché questo è un torto che noi facciamo soprattutto alle persone che non possono permettersi di acquistare il cibo a sufficienza per se stessi e per i propri bambini. La legge per l'uso del suolo in ISPRA sfonda una porta aperta. Io la ringrazio moltissimo, senatrice Teresa Bellanova, ricordo ministra delle politiche agricole, forestali e alimentari. Non potevamo iniziare meglio questa giornata dedicata all'ambiente, di cui l'agricoltura è componente fondamentale. Grazie e buona giornata. Grazie a voi per tutto quello che fate. 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente. È il momento per la natura, questo è il titolo che diamo a questa giornata, con una focalizzazione sulla biodiversità. Abbiamo l'onore di avere con noi Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Buongiorno Ministro. Buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti gli ascoltatori, grazie. E allora io non sto qui a ripetere a lei l'importanza di questa giornata, dell'ambiente generale e della biodiversità in particolare. Vengo subito al dunque. Il 20 maggio scorso è stata pubblicata una comunicazione della Commissione europea relativa alla strategia della stessa Unione europea per la biodiversità, una strategia che vale fino al 2030. Ecco, lei che valutazione dà di questo documento? E inoltre ritiene che questo documento vada nella giusta direzione per quell'accordo globale sulla biodiversità che verrà negoziato in sede di Nazioni Unite? La strategia per la tutela della biodiversità depositata dalla Commissione europea Ambiente, a cui lei faceva riferimento, secondo noi è un passo molto importante per la tutela della biodiversità. Noi peraltro abbiamo partecipato e abbiamo anche spinto perché fosse depositata al più presto. Che intendo dire? Che tutti ci stiamo rendendo conto che da troppi anni la biodiversità planetaria, la biodiversità nel caso di specie europea, è aggredita. In questo ovviamente anche la biodiversità italiana. Noi ricordiamo che abbiamo circa 60.000 tra specie e sottospecie animali e poco più di 12.000 specie vegetali. Quindi siamo un paese a biodiversità particolarmente spiccata, pur essendo un paese che ha una produzione economica significativa, siamo nel G7 e nel G20, quindi riusciamo bene o male a contemperare, però ci rendiamo conto che ci vuole una strategia più complessiva e, come ha detto lei, che questa strategia poi sia la base per poter andare come Unione Europea a negoziare a Kunings nell'ambito della prossima COP, la COP15, sulla biodiversità, quindi andare a fine febbraio del prossimo anno in Cina, per andare a negoziare una strategia planetaria che tuteli la biodiversità come elemento di ricchezza. Questa strategia a noi piace molto perché, se lei ci fa caso,
si lega anche all'altro percorso che l'Unione Europea ha pubblicato in parallelo, stesso giorno, e non è un caso, che è la Farm to Fork. Quindi mette al centro la tutela della natura, la biodiversità intesa in questo senso come tutela della natura, con l'azione produttiva, in questo caso, del mondo agricolo. Perché noi sappiamo che c'è anche tutta la vicenda della riorganizzazione della PAC, la politica agricola comunitaria. Quindi già vuol dire che in buona sostanza si mette insieme due mondi che parlano tra di loro di fatto, ma che da un punto di vista politico non colloquiavano. E già ci siamo. Se lei poi fa un rewind e risale al 4 marzo di questo anno, è stata anche posta all'attenzione sia della Commissione Ambiente che del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea la nuova legge clima dell'Unione Europea, che di nuovo, guarda caso, parla di contrasto ai cambiamenti climatici, ma legge la biodiversità. Quindi, vede, finalmente si incomincia ad avere una visione di rete, cioè una visione olistica, non più spaccati di mondo che tra di loro poi non si parlano. Perché? Perché ormai è il modo di affrontare il sistema che deve avere una visione olistica. Poi, se vuole, entriamo nel dettaglio della strategia, che c'è anche degli elementi molto interessanti. Se vuole sottolinearne qualcuno, molto volentieri. Beh, guardi, per esempio, le dicevo che secondo me è molto interessante perché intanto ti pone una questione, ti dice il 30% almeno delle zone marine e terrestri di ogni paese deve essere tutelato, con un 10% della superficie che deve essere strettamente tutelato, cioè un di più. Ora, l'Italia si trova molto bene, molto avanti e la questione la vede con piacere, ma quando legge almeno il 30% non vuol dire io sto molto avanti, quindi quasi mi seggo e aspetto che gli altri mi raggiungano. No, dice noi andiamo oltre per fare un po' da lepre, per farci inseguire. E mi sta bene questo. Però postula quale anche altro ragionamento? Che molti altri paesi dell'Unione Europea invece sono ben distanti dal 30%, al punto tale che si dice almeno il 30% deve essere tutelato. Questo da una parte ci fa comprendere che il percorso davanti è ancora lungo per alcuni paesi, però dall'altro ci fa comprendere che si è presa una decisione strutturale e strutturata molto significativa, perché è chiaro che tutelare in modo rigoroso una percentuale come alta, così alta del territorio e delle aree marine di ogni paese significa chiaramente strutturare un sistema di tutela e di valorizzazione nuovo. E già questo, per esempio, è un elemento significativo. Noi abbiamo grandi superfici protette, diciamo, più degli altri paesi, più di quel 30% cui lei si riferiva. Abbiamo bisogno di migliorare qualcosa, la qualità della gestione di queste aree o, secondo lei, tutto sommato va già bene così? Lei ha colto nel segno con questa domanda. Il fatto di avere delle aree protette non vuol dire che poi sono gestite tutte perfettamente alla medesima velocità. Intanto perché abbiamo piani di gestione che sono diversi in funzione anche di chi è il soggetto a cui si fa riferimento, cioè alcune sono parchi nazionali, per esempio, altri sono parchi regionali, o altri sono zone di protezione speciale, zone di conservazione e così via. Cioè, che intendo dire? Che c'è un novero e un arcobaleno di differenze tra tutte le zone protette che secondo me vanno un po' più omologate, in particolare. Mi riferisco poi ai parchi, sia che siano nazionali che regionali. Nel caso dei parchi nazionali, che dipendono strettamente dal Ministero dell'Ambiente, ritengo che una rivisitazione della cosiddetta governance possa aiutare nella gestione. Però là ci vuole una fonte primaria sulla quale peraltro ci stiamo lavorando. Però qual è l'altro elemento che io ci tengo a dire in relazione alla sua cortese domanda? E cioè che le aree protette, al di là di come le definiamo dal punto di vista giuridico-amministrativo, regionali, nazionali, oasi, riserve o quant'altro, comunque hanno necessità di fare un salto di qualità rispetto a quello che è il concetto di presenza sul territorio. Cioè, noi siamo sempre stati abituati a concepire le aree protette
delle zone che ponevano dei vincoli, quindi sono percepite dalla popolazione come non un'occasione, non un punto di partenza, ma un limite imposto da qualcheduno che si siede a Roma piuttosto che nel capoluogo di regione, a seconda se sono regionali o nazionali, senza conoscere il territorio. Quindi non sono ben digerite, ben masticate e ben valorizzate. Allora io sto cercando di trasformare con il Ministero e con il governo intero questo concetto, tant'è vero che abbiamo introdotto con legge, ed è già legge questo, un concetto assolutamente nuovo, un'intuizione nuova che tra l'altro, lo dico con grande orgoglio, italiano, non solo l'Unione Europea, ma molti paesi al mondo ci hanno chiesto di poter utilizzare come base di riflessione per poterla introdurre nel proprio corpo legislativo, ovvero sia le ZEA, le zone economiche ambientali, dove in buona sostanza diciamo c'è una fetta di popolazione che vive in questi territori, ormai molto estesi, e che chiaramente però ha i suoi bisogni economici, ma al pari rappresenta, come dice, valorizza il concetto di bene collettivo, tutelando un territorio in modo particolare a favore di chi proprio, ma anche di tutto il resto dei cittadini della medesima nazione e dell'Europa. Bene, allora le ZEA sono zone economiche ambientali che, guarda caso, io ho fatto configurare come se fosse un manto che si deposita interamente sui parchi nazionali, il perimetro è proprio il parco nazionale, dove a tutte le aziende dentro quel perimetro che si occupano di produzione green, certificata green, noi diamo un sostegno e un sollievo economico e fiscale in modo tale da stimolare ulteriore produzione green, quindi compatibile con la tutela dell'ambiente, che dà posti di lavoro green, un indotto green, e che collima con la tutela dell'ambiente e della natura, tutto certificato. È un modo diverso di concepire la presenza sul territorio e di superare quel tabù per cui chi fa economia è contro l'ambiente o la natura e chi fa tutela dell'ambiente e della natura è contro l'economia, che è un tabù che ormai francamente va superato perché altrimenti non ne usciamo. Credo che questa intuizione, lo dico con orgoglio italiano, che sta facendo il giro del mondo, le assicuro, credo che possa essere veramente la grande novità sulla quale costruire le future aree tutelate almeno dell'Italia. Allora, un'ultima domanda, Ministro, proprio a questo proposito. Intanto vorrei ricordare come le bozze che circolano di questo accordo globale delle Nazioni Unite sulla biodiversità nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulla tutela della diversità biologica, che data dal 1992 ormai, e che però forse aggiungerà ad un punto fondamentale, appunto all'inizio del prossimo anno. Ora, questa bozza assegna un ruolo centrale alla integrazione della conservazione della natura con una serie di politiche di settore. Ora, chiamare l'agricoltura, il settore agricolo, il settore alimentare, appunto un semplice settore, forse è troppo riduttivo. Però voglio ricordare che tra le strategie proposte dall'Unione Europea in questi ultimi tempi c'è anche questa farm to fork, cioè l'idea di costruire un'agricoltura, un sistema agroalimentare sostenibile. Come si integra questo con la tutela della biodiversità? È il discorso che abbiamo fatto finora. Sì, Farm to Fork è questa bella intuizione della Commissione che noi come ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea abbiamo sposato. Perché? Perché lega due concetti, il concetto della produzione agricola come un concetto che è dentro la tutela della natura e il produttore, quindi il concetto di azienda agricola e di produttore agricolo come una delle sentinelle, quindi un alleato della tutela della biodiversità. Quindi in buona sostanza, quando nel Farm to Fork, per esempio, si immagina di porre un limite dell'utilizzo dei pesticidi, tagliato quindi del 50%, quindi la metà di quelli che si utilizzano oggi, che cosa si sta dicendo? Si sta dicendo che all'agricoltore che oggi molto spesso utilizza questi pesticidi per ottenere un risultato, produttivo, va aiutato ovviamente in termini, di
sviluppo di un modo diverso per produrre, penso alla lotta biologica integrata nei confronti dei parassiti agricoli, parassiti intendo dire i microrganismi che aggrediscono a livello di aria e di suolo le piante, ma nello stesso tempo, quindi sostenere la produzione da questo punto di vista in modo biologico, nello stesso tempo renderli alleati rispetto alla biodiversità. Come? L'azienda agricola non è più considerata come un antagonista della biodiversità, ma come un alleato. Allora si sta spingendo col farm to fork verso l'azienda agricola ecosostenibile, cioè unità ecosostenibile, nella sua interezza. Non è più un modo a flash, singolo, quasi monosettoriale, ma incomincia olisticamente a entrare nel sistema. Allora non esiste più il discorso soltanto del pesticida, ma per esempio una certa percentuale stabilita, non inferiore al 10% per dire, di siepi che consentono per esempio alle api di fare un percorso floricolo, piuttosto che all'avifauna di fare un percorso di migrazione. Per farle qualche esempio concreto, l'azienda agricola non rompe più il sistema della biodiversità, ma si integra nel sistema della biodiversità insieme al medesimo paesaggio. Non dimentichiamo i nostri paesaggi italiani da questo punto di vista. Cambia completamente la prospettiva. Cambiando la prospettiva non significa però, e là è l'elemento, creare poi un danno economico alla medesima azienda che dice: d'accordo, io voglio essere più bucolico, scusi la franchezza, però poi a fine mese non ci arrivo. No, significa, e là è la chiave di lettura, individuare, cosa che si sta facendo proprio con la presentazione da parte della Commissione del Farm to Fork, gli elementi finanziari e economici per sostenere quella medesima azienda agricola che aderisce a questo progetto. E allora è meno faticoso diventare bio, è meno faticoso diventare alleato della biodiversità. Quindi c'è un modo non bucolico, ma pragmatico, molto pragmatico, di guardare alla tutela della biodiversità prendendo uno schieramento tra alleati e non più tra posizioni contrapposte. Cambia lo scenario. Certo, possiamo concludere così, Ministro, se lei è d'accordo, non una decrescita più o meno felice o infelice, ma uno sviluppo sostenibile che integra le attività economiche nell'ambito di una politica ecologica molto forte. Sì, io direi addirittura, oltre che sostenibile, ecosostenibile. Cioè andare ancora oltre il concetto di sostenibilità. Peraltro, e non le rubo altro tempo, peraltro se ci fa una riflessione, l'Italia questa cosa l'aveva già normata, quindi non è che era un'idea, è già legge, con la famosa legge clima, dico famosa perché è la prima in Italia nella storia della Repubblica che è tutta legata al clima e all'ambiente, nasce come decreto legge, quindi con connotazione di urgenza, quando trasforma il CIPE, cioè il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che tradotto vuol dire tutta la programmazione economica dell'Italia per i prossimi decenni addirittura, dalle ferrovie alle autostrade a qualsiasi cosa di pubblico vive in Italia, vivrà in Italia, in CIPES, cioè Comitato Interministeriale Programmazione Economica Sviluppo Sostenibile. Non potrà essere mai più immaginato in Italia una progettazione economica di infrastrutture, grandi o piccine che siano, che non siano sostenibili. Guardi che è siderale. Cambia il paradigma. Esatto, cambia il paradigma. È proprio una differenza siderale rispetto a come era prima. Bene, io la ringrazio davvero. Sergio Costa, ricordo, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. E le auguro che quando ci rappresenterà in queste assisi internazionali queste idee possano passare molto facilmente, grazie anche alla sua determinazione. Grazie. Grazie mille, buon proseguimento, vi saluto, grazie. Abbiamo con noi anche Carlo Zaghi, che è direttore generale, anzi se non sbaglio neo direttore generale, e si occupa della Direzione Conservazione Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente. Buongiorno intanto Carlo Zaghi. Buongiorno dottor Greco. E allora, abbiamo appena sentito il Ministro. Io vorrei tentare di entrare con lei
ancor più nel dettaglio, per quanto il ministro insomma, è stato ovviamente esaustivo in molte cose che gli abbiamo chiesto. Allora, ritorniamo a questo accordo mondiale, questo accordo internazionale che si dovrà tenere in Cina nel prossimo febbraio, questo accordo sulla biodiversità e la natura, che dovrà essere in qualche modo simile a quell'accordo di Parigi sui cambiamenti del clima, diciamo in qualche modo. La strategia più o meno è quella. Da questo punto di vista, lei vede che la strategia che ha assunto l'Europa per la biodiversità, questa strategia decennale che ha assunto l'Europa per la biodiversità, va nella stessa direzione di questo accordo mondiale? Il ministro Giorgio, vorrei che lei entrasse anche più in dettaglio. Sì. Innanzitutto, la strategia che ha presentato la Commissione europea è una sollecitazione, una proposta rivolta fondamentalmente al Parlamento europeo e ai 27 governi, quindi al Consiglio che riunisce i 27 governi che fanno parte dell'Unione europea, e nei prossimi mesi si svolgerà una discussione su questa strategia che è stata indicata dalla Commissione europea e avverrà un negoziato molto pacifico, per la verità, tra le tre istituzioni, Commissione, Parlamento europeo e Consiglio. Da questo negoziato, che si concluderà sicuramente nel secondo semestre di quest'anno, uscirà effettivamente, questa strategia sarà integrata da alcune raccomandazioni del Parlamento europeo e da alcuni orientamenti del Consiglio. Per alcuni aspetti questa strategia, che noi abbiamo valutato da subito una strategia ambiziosa e quindi positiva per discutere con tutti i paesi delle Nazioni Unite, quindi oltre i 27 paesi dell'Unione Europea, per dare maggiore efficacia alle azioni del prossimo futuro, per diciamo, garantire obiettivi diciamo, più concreti, migliori, insomma, per garantire una maggiore efficacia delle azioni dei governi e di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della biodiversità. Quindi, valutazione preliminare positiva, vi sarà un negoziato, alcune parti di questa proposta strategia verranno, come dire, ampliate, cioè ci potrebbe essere anche un avanzamento delle ambizioni, alcune parti potrebbero anche arretrare. Ovviamente ci sarà un bilanciamento tra gli orientamenti diversi, non solo dei paesi, ma anche, importante sarà anche il ruolo del Parlamento europeo. Quindi diciamo che questa strategia corretta alla luce delle indicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sarà la nostra base negoziale per la 15ª conferenza delle parti che si svolgerà in Cina nel febbraio del 2021. E mi lasci aggiungere una considerazione su questa emergenza che stiamo attraversando. Come lei sa, questa conferenza delle parti si doveva svolgere nell'ottobre del 2020 ed è stata posticipata e noi ci auguriamo che si possa davvero svolgere nel febbraio del 2021 a causa di questa emergenza. Ebbene, questa emergenza però ha messo in luce l'urgenza, la drammaticità di tutto quello che attiene l'ambiente, la biodiversità e il clima. Uso queste tre parole perché hanno un senso preciso. E quindi potrebbe questa emergenza darci ulteriore slancio per raggiungere a livello internazionale degli obiettivi altrettanto ambiziosi rispetto a quelli che sono indicati nella strategia europea. Certo, la tutela della biodiversità significa anche tutela della salute umana, cioè le due cose certo. Sono molto correlate e oggi viviamo in maniera un po' drammatica questo concetto, lo tocchiamo con mano. Bene, nell'accordo che si doveva discutere a ottobre e si discuterà a febbraio prossimo, questo accordo delle Nazioni Unite sulla biodiversità, ci sono due parole d'ordine in qualche modo, che sono trasparenza e inclusività. Ecco, da questo punto di vista, l'Italia e specificamente diciamo,
la direzione conservazione patrimonio naturalistico del Ministero dell'Ambiente. Quindi lei quali prospettive avete? Cosa sta facendo? Cosa allora, fate? Innanzitutto la nostra direzione, la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, che è il frutto di una riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente che è stata avviata il 1 gennaio di quest'anno, cercherà innanzitutto di coinvolgere gli altri settori dell'amministrazione. Questo è il primo passo fondamentale. Si parlava giustamente della strategia Farm to Fork, che è stata presentata nello stesso giorno della strategia europea sulla biodiversità, e questo ovviamente ci porterà a una immediata interlocuzione col Ministero delle Politiche Agricole, proprio perché il settore agricolo sia protagonista e non in posizioni difensive rispetto a questi obiettivi, ma limitare il confronto con il Ministero delle Politiche Agricole sarebbe riduttivo, in quanto questi obiettivi di conservazione della biodiversità vanno intesi come tutela delle risorse, le risorse che sono alla base della produzione di beni, della produzione di servizi e quindi alla base del benessere delle società, sia delle società più avanzate, sia delle società meno avanzate. Quindi garantire un uso efficiente delle risorse, e quando parliamo di risorse parliamo moltissimo di risorse naturali, non parliamo soltanto di risorse, tra virgolette, del sottosuolo, sono tutte risorse naturali, ma in sostanza ci sono risorse che sono più naturali di altre, che sono legate a un complesso di equilibri molto delicati, di equilibri biologici, di equilibri degli ecosistemi, e quindi parliamo di risorse che sono alla base del nostro benessere. Allora, noi siamo consapevoli, questa consapevolezza deve diventare di tutti, che l'attuale modo di produrre beni e servizi comporta uno sfruttamento eccessivo delle risorse. Risorse che sono in alcuni casi in via di esaurimento, risorse che determinano forti competizioni, se non conflitti, tra varie aree del pianeta, tra i paesi del pianeta, e risorse che determinano anche volatilità dei prezzi, quindi instabilità a tutti i livelli. Quindi parlare di biodiversità e di conservazione della biodiversità significa parlare del nostro benessere, del nostro futuro, e quindi bisogna convincere parti che sono state fino ad oggi totalmente estranee a queste discussioni e a questi dibattiti. Penso, anche parlando sempre delle amministrazioni pubbliche, a settori come settori che si occupano di finanza, di economia in senso globale, e quindi di economia, di sviluppo economico, di infrastrutture, venivano citate dal ministro le infrastrutture, ecco, di cominciare a dialogare e a accrescere la consapevolezza di tutte le parti dell'amministrazione, dei governi, sulla necessità di compiere assieme scelte che vadano nella direzione di una conservazione della biodiversità e quindi delle risorse. Questo però non può limitarsi ovviamente alle amministrazioni, ai governi. Deve coinvolgere anche tutti gli attori. E qui quando parliamo di attori non ci riferiamo soltanto a chi rappresenta i diversi interessi in gioco, no? Quindi alle organizzazioni non governative. Qui ci riferiamo anche agli attori economici, insomma, agli attori finanziari. Pensiamo al ruolo della distribuzione, no? Pensiamo al ruolo della distribuzione proprio in riferimento alla comunicazione dal produttore al consumatore, no? Quale ruolo importantissimo possono giocare attori che sono rimasti, come dire, ai margini di discussioni, di decisioni e di strategie anche operative che richiedono investimenti, richiedono sviluppo di conoscenze e richiedono cultura. Quindi trasparenza e inclusività per noi significa cominciare questa azione di coinvolgimento e di condivisione di questi valori
che poi debbono portare a scelte concrete. Non sarà un cammino semplice, perché è un cammino che richiede anche una crescita culturale, e la crescita culturale richiede molto tempo. È l'unico cammino che abbiamo. Grazie, grazie davvero Carlo Zaghi, ricordo neo direttore generale alla testa della Direzione Conservazione Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente. E adesso prepariamo la tavola rotonda. Bene, dopo aver sentito i due ministri, Teresa Bellanova e Sergio Costa, e aver sentito anche Carlo Zaghi del Ministero dell'Ambiente, ora inizia una tavola rotonda, con diversi esperti del settore. Ma prima vediamo un breve video sull'importanza della biodiversità e su qualche azione di successo per proteggerla. Prima che parta il video, però, lasciatemi ringraziare l'ufficio comunicazioni di Ispra, in particolar modo Daniela Genta e Marco Pisapia, e in ultimo, ma assolutamente non ultimo, Roberto Daffinà, che ha curato i collegamenti con me e con tutti gli ospiti.
Continuiamo nella celebrazione di questa giornata mondiale dell'ambiente con una tavola rotonda, con la tavola rotonda che prende il titolo dalla giornata stessa, che è il momento della natura. E ovviamente questo titolo indica un aspetto particolare, ma enorme, che è quello della biodiversità. Io accenno solo al fatto di sentirmi e di essere, come dire, il moderatore di questa tavola rotonda, ma un moderatore come lo intendevano i filosofi dell'antica Grecia, ovvero di moderato nei rapporti con la natura. E quindi mi auguro che tutti noi impareremo sempre più a essere moderati nei confronti della natura, io aggiungo del resto della natura. E su questo mi vengono in mente due momenti che insomma, mi hanno abbastanza colpito e che sono i miei due punti di riferimento. Uno è il 1992 a Rio de Janeiro, quando viene proposta, portata sul tavolo della discussione politica internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, un momento paradigmatico. E un secondo che mi ha colpito, lo dico anche in onore di Gianfranco Bologna che è qui, ed è il rapporto del Millennium Ecosystem Assessment del 2005, che è stata un'opera gigantesca realizzata grazie al lavoro di 1360 esperti tra persone convocate in qualche modo dalla FAO e dal WWF, che ha indicato un numero. Ci ha detto che la velocità con cui scompaiono le specie oggi sulla Terra in media è 1000 volte superiore a quella media dei tempi normali della vita sul nostro pianeta e persino superiore come velocità, come ritmo di scomparsa a quella delle 5 grandi estinzioni di massa. Quindi viviamo in un momento in cui la biodiversità è in una crisi, diciamo, profonda, siccome noi siamo tra i principali, se non il principale in assoluto, corresponsabili di questa erosione, è bene che ce ne facciamo carico. Questa tavola rotonda, appunto, vuole approfondire i temi che riguardano la salvaguardia della biodiversità e altro. A questo punto io mi taccio e do la parola come ospite, ancorché a distanza, di questa nostra tavola rotonda a Stefano Laporta, che ricordo è presidente di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ma anche del Sistema Nazionale di Prevenzione Ambiente, SNPA, nonché presidente della consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca. Quindi è qui con diversi ruoli. Stefano Laporta. Sì, buongiorno a tutti. Intanto vorrei salutare chi ci sta ascoltando, vedendo in questo momento attraverso i social, in questa giornata, la giornata mondiale dell'ambiente, poi salutare e ringraziare il nostro moderatore e tutti gli amici, i colleghi e gli ospiti che hanno accettato di discutere con noi in questo momento di confronto. E così come un saluto e un ringraziamento particolare rivolgo ai ministri che anche loro a questo nostro momento di confronto e dibattito, il ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa e la ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova. Noi abbiamo voluto quest'anno proprio organizzare questa tavola rotonda per celebrare questa giornata, ma con l'intento di incrementare la consapevolezza dei cittadini su questo tema così attuale, come hai ricordato tu, Pietro, della integrità biologica, proprio al fine di stimolare azioni concrete per cercare di arrestare la tendenza attuale o quella che è stata la tendenza fino a che l'emergenza legata alla pandemia non ci ha costretto a un rallentamento del consumo di risorse naturali e anche, mi auguro, un rallentamento nella perdita della biodiversità. Una situazione, quella che riguarda la conservazione della biodiversità, sulla quale ricordo recentemente anche il Papa ha continuato a richiamarci, ha indetto da pochi giorni un anno di riflessione a 5 anni dalla Laudato Si. Quindi ci sono tutte le condizioni, ancorché legate a un'emergenza, per poterne discutere, per poter ragionare serenamente, per poter anche fornire al decisore politico il supporto necessario per intraprendere poi una via, una strada di decisioni che vada nel senso
di implementare, di mantenere, di tutelare la biodiversità. Questa nostra tavola rotonda, spendo pochissime parole, poi cedo la parola a te per il dibattito, segue di pochi giorni la comunicazione che è stata fatta dalla Commissione europea ai vari organi dell'Unione europea proprio in merito alla strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030, che ha come sottotitolo significativo proprio le parole riportare la natura nelle nostre vite. Mai come in questi giorni probabilmente questo legame abbiamo avuto la possibilità di riscoprirlo, di riapprezzarlo, anche se, come dicevo, legato a una situazione tragica quale quella della pandemia. E a pochi giorni anche dalla strategia dell'Unione Europea, dal produttore al consumatore, proprio per un sistema alimentare equo, sano, rispettoso dell'ambiente, anche nella prospettiva dell'accordo globale per la biodiversità. Ecco, con questa tavola rotonda noi vogliamo sottolineare l'importanza di questi temi e, se possibile, stimolare l'attenzione dei cittadini sulla necessità che vengano che si discuta, ma anche che si adottino poi insieme agli stakeholder e ai decisori politici le decisioni più utili, più giuste anche in prospettiva per affrontare e probabilmente, possibilmente risolvere questo tema. E, sostanzialmente, ecco, abbiamo scelto anche questa metodologia di tavola rotonda, come si dice, come è anche stato raccomandato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, proprio a tutto governo e a tutta società, proprio per indicare che questo confronto è oltremodo necessario, proprio per affrontare un tema così delicato, così attuale, ma soprattutto così importante per la nostra vita di tutti i giorni. Ecco, io credo che questo sia lo scopo di questa iniziativa, per la quale, ripeto, torno a ringraziare te, Pietro, che hai accettato di moderare il nostro incontro, e le autorità che sono di governo che ci hanno voluto e hanno voluto confrontarsi con noi, e gli ospiti a cui poi darei la parola. Grazie ancora e spero sia interessante, e buon lavoro a noi. Grazie Stefano Laporta, sono io che sono onorato e quindi sono io che ringrazio. Vorrei riprendere esattamente i temi che il Presidente ha già posto, quelle delle strategie europee su ecosistemi e biodiversità e farm to fork, e quindi chiamerei in causa subito Alessandro Bratti, che dell'ISPRA è il direttore generale, e per chiedergli appunto quali sono, insomma, gli elementi principali, qual è il nucleo forte di queste strategie che l'Unione Europea ci propone. Intanto grazie di questo invito e celebrare questa giornata in questo modo credo sia molto utile, anche perché credo che proprio sia il momento in cui non solo si celebra una giornata importante, ma in cui si inizia a ragionare su quella che è la strategia per la biodiversità che è stata messa in campo appunto lo scorso, qualche settimana fa, da parte dell'Unione Europea. Innanzitutto credo che cogliere che a livello europeo si ha un'unica strategia, cioè che l'integrazione finalmente delle politiche vede anche dei risultati concreti, perché la strategia per la biodiversità si intreccia moltissimo con le politiche relative alla lotta al cambiamento climatico, moltissimo al tema del Green Deal. Si ricordavi appunto questo slogan che riguarda molto anche la nostra agricoltura all'interno del Green Deal, e quindi si intravede un'unica politica strategica a livello della Commissione. E ci sono vari punti all'interno di questa strategia che hanno un grandissimo interesse, perché si va da obiettivi di carattere protezionistico, no? Come il cercare di avere entro il 2030 il 30% della superficie terrestre e marina dell'Unione Europea, appunto entro il 2030, in un qualche modo protetto, la costruzione di corridoi ecologici per prevenire l'isolamento genetico, la riduzione, questo credo sia molto importante, perché già in questo obiettivo si intravede questo che speriamo vada molto a buon fine, di impostare un ragionamento sull'agricoltura diverso molto probabilmente da quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Quindi la riduzione
dell'uso dei pesticidi, che sono sostanze chimiche molto, molto alteranti se si ragiona sull'ecosistema. Il cercare di prevenire il declino degli impollinatori, altro tema di grandissima importanza, ripristino di 25.000 chilometri di corsi d'acqua, un piano di inverdimento urbano nelle grandi città, e poi qualche obiettivo che dicevo entra direttamente in un confronto con la nostra agricoltura, quindi anche nelle politiche agricole comunitarie introdurre degli elementi sempre di più che agricoltura verso una metodologia più sostenibile, per cui obiettivi anche molto come posso dire, concreti, no? Dove si mettono e si indicano percentuali da raggiungere di grandissima importanza. Quindi una strategia che poi dopo vedrà un momento importante in Cina, dove a Kunming si discuterà della situazione sulla falsa riga di quello che poi succede per quanto riguarda le COP relativamente al cambiamento climatico. Quindi mi sembra che sul tema della biodiversità, sulla tutela della biodiversità e sulla la direi così, funzione della biodiversità anche nell'ottica di uno sviluppo diverso, sostenibile, sia oggi più concreto in queste indicazioni che ci vengono a livello comunitario. Non c'è dubbio che poi, una volta definiti gli obiettivi e definita la strategia, ovviamente la messa a terra diventa altrettanto importante, le azioni concrete poi diventano importanti. Quindi, e qui concludo questa prima mia considerazione, le politiche di rendicontazione, cioè cercare poi di verificare, di capire quanto queste azioni che vengono messe in campo non siano delle mere dichiarazioni di principio, ma davvero incidano sui percorsi di sviluppo attraverso la messa a punto di indicatori chiari, intellegibili e che ci consentano di rendicontare queste politiche, credono che sia veramente importante. Da qui lo riprenderemo, spero successivamente, l'importanza anche del ruolo di istituti di ricerca come le agenzie ambientali per lavorare proprio su questi aspetti, sulla reportistica e sulla rendicontazione. Grazie. Ecco, grazie a lei. Questa la sua conclusione di questa prima sua considerazione rimanda immediatamente ad una seconda considerazione che le prego di fare. Intanto io ricordo che nelle prime settimane di questo lockdown abbiamo assistito a un recupero degli spazi da parte del resto della natura. Io abito sull'isola d'Ischia, nel porto di Casamicciola è entrato un delfino, non si vedeva probabilmente da decenni e decenni. Quindi. Bene, e qual è il contributo allora che al recupero degli spazi da parte del resto della natura può dare in concreto ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e anche il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, SNPA. Alessandro Bratti. Sì. Molto, molto brevemente, perché non voglio spazio agli altri, ai nostri ospiti. Ma ritengo, come dicevo prima, che tutto l'aspetto riguardante la scelta degli indicatori, il controllo, le verifiche, la messa a punto di indicatori sia assolutamente fondamentale, il supporto per le politiche attive, quindi dei ministri e dei ministeri che abbiamo sentito in precedenza, introducendo anche metodologie assolutamente innovative, tutta la politica di osservazione dello spazio, la necessità anche di un coinvolgimento maggiore dei cittadini rispetto a tutta la prassi della citizen science, che su cui come istituto abbiamo notevoli esperienze messe a punto, anche entrando tutto tondo anche nelle progettualità. Abbiamo due progetti in corso molto importanti, riguarda la conservazione dello storione
che ha l'obiettivo non solo di conservare alcune specie autoctone importantissime, perché si sa che lo storione è una delle specie più minacciate a livello mondiale, ma anche perché si può creare lavoro facendo tutela della biodiversità, si può creare lavoro, espandere, come stiamo facendo in questo progetto, l'utilizzo di energie rinnovabili per produrre energia, per allevare queste specie, si può creare lavoro. Così come su un altro progetto molto importante con questa cooperativa Agro Rinasce, che riguarda i terreni confiscati per esempio alla Camorra, dove anche qua intere porzioni di territorio campano che hanno biodiversità di grandissimo interesse, dove si può svolgere anche un'attività economica importante, ad esempio legata all'agricoltura biologica. Ecco, noi su queste questioni come istituto e come sistema siamo impegnati in prima battuta, quindi in un ruolo che è quello nostro ordinario, che vede impegnati diversi colleghi, a partire da Lorenzo Ciccarese, che da anni si occupa di biodiversità all'interno dei consessi internazionali, quindi seguendo quelle che sono le politiche di sostenibilità e mettendo a disposizione i nostri strumenti, ma dicevo anche in un'azione proprio concreta, perché tutelare la biodiversità significa non solo tutelare la vita umana, la vita delle specie animali e vegetali, ma significa davvero oggi creare anche le condizioni di sviluppo e lavoro. Si può fare non solo nell'ambito della tutela, che è fondamentale, ma anche in maniera assolutamente proattiva verso nuovi modi di sviluppo, nuovo modo di fare agricoltura. Insomma, ci sono la biodiversità oggi ci mette di fronte davvero una sfida che riguarda che tipo di sviluppo vogliamo nel nostro futuro. Grazie Alessandro Bratti, e questa sua seconda considerazione mi porta a richiamare in causa il presidente Stefano La Porta, in veste non solo di presidente di ISPRA e di presidente di SNPA, ma anche e forse soprattutto in qualità di presidente dei presidenti degli enti pubblici di ricerca. La domanda sostanzialmente è questa, è duplice in primo luogo. Cosa sta facendo, cosa può fare, cosa dovrebbe fare la ricerca europea e anche italiana, la ricerca scientifica europea e anche italiana per, come dire, la tutela della biodiversità, per rompere quella catena che sta portando ad una rapida erosione della biodiversità? E dall'altra, forse all'interno della stessa domanda, c'è un sufficiente grado di, come dire, coordinamento, di sforzi in comune tra i nostri vari enti pubblici di ricerca in vista di questo obiettivo? Intanto grazie per la domanda, insomma, anche per aver richiamato questa, come dire, questo compito a cui i colleghi poi a fine dell'anno scorso mi hanno chiamato a coordinare per un biennio la consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca. Ma intanto vorrei cogliere questa occasione per assicurare quelli che ci ascoltano che il mondo della ricerca pubblica italiana è un mondo molto attento e ha deciso di sottolineare questo tema più generale della sostenibilità, che non è solo ambientale, ma che è, io intendo anche in termini economici, sociali, culturali, come tema cardine un po' delle attività di ricerca che tutti insieme stiamo cercando di portare avanti. Quindi sotto questo aspetto assicuro che c'è questa attenzione, tanto c'è questa attenzione che proprio in questi giorni stiamo completando, inviando al Presidente del Consiglio e diversi ministri un documento che è stato realizzato con il contributo, ci tengo a dirlo, di tutti gli enti proprio su questo tema della sostenibilità, che è un po' il filo rosso che secondo me dovrà legare anche queste fasi della ripresa delle attività nel paese. La ricerca si muoverà intanto appunto
stiamo lavorando con, ci siamo dati un metodo che non è semplicissimo tra enti così, così omogenei, così diversamente ricchi, no? Visto che stiamo parlando di biodiversità, c'è una ricchezza anche negli enti di ricerca che però stiamo cercando, d'intesa con tutti gli altri presidenti, di portare, con il contributo fondamentale ovviamente dei colleghi ricercatori e tecnologi, di portare un po' a fattor comune, cioè di trovare dei momenti anche di sintesi e di sinergia su cui poter lavorare insieme e dare ciascuno il nostro contributo. E questo documento che poi presenteremo sulla sostenibilità credo che sia una anche testimonianza di un metodo di lavoro che ci siamo dati. Nel merito io credo, e abbiamo già preso a riferimento il documento sul New Green Deal europeo che è stato realizzato di recente dalla Commissione europea, che costituisce un po' il faro anche su questo tema della sostenibilità, ma un po' un faro generale su tutte le politiche della Commissione europea, che pone degli obiettivi ambiziosi ma non irraggiungibili. Quindi su questo noi cercheremo di stimolare, di aiutare il sistema paese, ma anche un po' tutto il continente europeo a fare delle scelte precise, a imboccare una strada altrettanto decisa verso questo cambiamento, che è un cambiamento di transizione che, ripeto, non è solo di modello economico, ma è anche di carattere sociale e culturale. Ora, su questo, andando nello specifico, probabilmente ci andremo ad innestare su una delle, e in attesa anche di vedere come l'Italia saprà accogliere e recepire anche in questa fase così delicata questa proposta, questa idea, questo suggerimento, questa intenzione politica di andare avanti verso il Green Deal europeo. Quindi ci aspettiamo anche a giorni i provvedimenti che sanciscano, se vogliamo dire così, la nascita di un New Green Deal italiano. Ecco, cercheremo di lavorare soprattutto sul concetto di sustainability mainstreaming, cioè questo concetto attraverso il quale si cercheranno di integrare, includere i concetti di sostenibilità nella politica della ricerca e nell'innovazione, puntando proprio sulle missioni principali dell'Unione Europea. E una di queste occasioni sarà Horizon Europe nella sua prossima versione, un programma nel quale le istituzioni europee credono fortemente, nel quale noi cercheremo di innestarci, ma in una logica, appunto, ripeto, comune, che è quella di stimolare un rapido processo verso la sostenibilità. Partendo, questo sì, questo è anche l'approccio che abbiamo sposato anche noi, anche come mondo della ricerca, cercando di partire proprio dai bisogni dei cittadini, dalle esigenze dell'utenza. Questo non vale solo per questo programma di ricerca, ma più in generale su tutti i programmi di ricerca che in questo momento gli enti italiani stanno portando avanti, anche con una caratterizzazione molto rapida sulle nuove tecnologie, sull'innovazione, sulla digitalizzazione, che in qualche modo dovranno integrarsi anche in questo processo, in questo percorso. Penso di aver risposto comunque alla tua domanda. Risposto non solo alla prima, anche alla seconda che volevo farle. E quindi è tutto bene, però volevo aggiungere questo, diciamo, adesso una sua considerazione personale. Intanto Horizon Europe è il nuovo programma quadro che avrà un budget di 100 miliardi di euro per i prossimi anni, partirà nel 2021 alla fine del programma quadro attuale, che si chiama Horizon 2020. 100 miliardi di euro sembrano molti per la ricerca, ma se noi consideriamo l'Europa nel suo insieme e consideriamo che questi 100 miliardi vanno spalmati su 7 anni, alla fine, se ci confrontiamo con quanto spende in ricerca gli Stati Uniti d'America o anche la Cina, tutto sommato sono pochi. Allora, lei pensa che siano sufficienti per sviluppare la ricerca all'interno di quello che Antonio Ruberti chiamava lo spazio europeo della ricerca, cioè una ricerca fatta da un continente che lavora insieme negli obiettivi di produzione di nuova conoscenza e nello specifico negli obiettivi di nuova conoscenza intorno alla biodiversità e all'alimentazione sicura e alla sostenibilità sociale a cui lei faceva riferimento?
Allora, la risposta non è semplice perché sono state toccate diverse, diciamo, tocca diversi aspetti. Io, non, diciamo, l'esperienza che ho fatto in questi anni da presidente e prima da direttore mi insegna che ci sono delle somme che sono oggettivamente, o dei fondi che sono oggettivamente scarsi, altri che invece non lo sono, non possono essere definiti scarsi a priori. Io credo che sia stato fatto uno sforzo. Se posso aggiungere una nota, che è una constatazione, mi auguro, nel mio ruolo appunto di presidente della consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, mi auguro che anche in Italia i provvedimenti che si stanno mettendo in campo per fronteggiare questa crisi, nel loro iter di conversione parlamentare, diciamo, dimostrino ancora più attenzione rispetto a questo tema della ricerca. Io credo che per giudicare se questa somma, che apparentemente può sembrare non sufficiente per tutti questi bisogni, ma per poter poi valutare se effettivamente la somma sia, i fondi siano sufficienti o meno, occorrerà vedere come sapremo anche tradurli in un'ottica sinergica, in progetti concreti e in azioni concrete. E su questo devo dire che il Paese deve fare un salto di qualità. Perché guardando altri atti, altri documenti, ci siamo resi conto, ne parlavamo l'altro giorno con il direttore dell'Agenzia per la Coesione, che su alcuni fondi a valere sulla coesione territoriale nel sestegno precedente, l'Italia su 33 miliardi e rotti che aveva a disposizione ne ha utilizzati solamente 11, quindi o 12, adesso poco più di un terzo più o meno. Quindi questi sono, secondo me, dati che ci devono far riflettere. Il nostro Paese deve fare uno sforzo per saper gestire e migliorare l'utilizzo di questi fondi. Dobbiamo anche farlo in un'ottica europea, quindi probabilmente di per sé non sono sufficienti, ma se serviranno a stimolare politiche, azioni integrate in cui anche gli altri stakeholder, il mondo produttivo, il mondo imprenditoriale, il mondo dell'agricoltura, che in questo delle imprese agricole, che in questo argomento è così decisivo. Poi diciamo, abbiamo in questa tavola rotonda la testimonianza e le suggestioni che ci vorrà dare la ministra Bellanova. Ecco, io credo che potranno servire da moltiplicatore e quindi rendersi, essere poi considerate sufficienti a stimolare, a intraprendere, come dicevo prima, decisamente questa strada. Grazie Stefano Laporta. Adesso ci siamo mossi per intanto a livelli istituzionali, europei, italiani, a livello di spese pubbliche. Ma c'è tra le righe è emerso con tutta la sua importanza il rapporto tra ambiente ed economia, biodiversità in particolare ed economia. Quindi io chiamerei in causa subito Gianfranco Bologna, che ricordo è presidente onorario del Comitato Scientifico del WWF e full member del Club di Roma, fondato da Aurelio Peccei, e segretario generale appunto della Fondazione Aurelio Peccei, e membro del Comitato Capitale Natura presso il Ministero dell'Ambiente, ed è un grande pensatore dell'ambiente, diciamo, un grande, se posso usare il termine filosofo proprio alla greca, diciamo, di questo rapporto tra uomo e ambiente è molto importante. Allora lo chiamerei in causa appunto su questo. Sono molti anni, ricordo Robert Costanza e altri, che cercano di dare un valore ai capitali della natura. Cos'è arrivato a questo tentativo e che, diciamo, beneficio può apportare alla conservazione della diversità biologica in questo rapporto appunto con l'economia dell'uomo, il rapporto tra economia della natura e l'economia dell'uomo? Grazie mille, grazie a Pietro Greco, l'amico Pietro Greco, e grazie mille per l'invito a discutere un minimo tra di noi di un tema, e con il pubblico che ci auguriamo ci stia ascoltando, di quello che io ritengo il tema centrale per il futuro. Perché guardiamoci veramente nelle palle degli occhi, come si ama dire quando si vuole parlare con estrema chiarezza e franchezza. Noi, avendo avuto un tipo di vita, un modello sociale ed economico che in qualche maniera ci ha visto, come dire, al centro del nostro interesse personale, al centro del fatto che l'umanità
era l'elemento numero uno rispetto a quella che era la vita quotidiana di ciascuno di noi e via dicendo, ci siamo progressivamente allontanati dal mondo della natura, tanto da arrivare addirittura a pensare che io vado al supermercato, compro quello che mi serve e finisce lì, nel senso che l'idea di pensare che questo mondo naturale è un mondo che ha dei suoi limiti, cioè ha dei suoi confini molto chiari, non c'è molto balenato per la nostra testa. E praticamente la cultura economica che abbiamo diffuso è stata una cultura che in qualche modo ha, come posso dirvi, introiettato l'idea che la natura fosse una cornucopia, fosse un qualcosa di infinito che potesse continuamente metterci a disposizione risorse quante noi ne avessimo bisogno. Per fare questo, come sapete, c'è stata proprio una forte presenza di un pensiero chiarissimo dal punto di vista dei primi bioeconomisti, dei primi fondatori di quella che poi è stata definita l'economia ecologica, che hanno fatto presente come fosse veramente incredibile che noi pensassimo di avere un sistema economico come se questo fosse il sistema e non invece pensare che questo sistema è un sottosistema dell'ecosistema globale, vale a dire della biosfera, perché noi spesso lo facciamo anche, diciamo, nel mondo ambientalista, quante volte avete sentito proteggiamo il pianeta, salviamo la terra, salviamo il pianeta. Il vero problema è salvaguardare questa straordinaria fascia di dove è possibile la vita sul nostro pianeta, che è la biosfera, sono circa 20 chilometri, che è una piccolissima parte, è la superficie di questo pianeta, tra la parte di pedosfera, quindi di sfera del suolo, di geosfera, di sfera delle rocce e di atmosfera, che è la sfera dell'aria, in cui esiste il fenomeno vita, perché il fenomeno vita ci ha prodotto. Noi deriviamo da questo fenomeno vita e l'appartenenza a questo fenomeno vita ci è stata sbattuta, devo dire, in maniera molto chiara. Oso dire, mi consento di dire questa frase anche con tutto rispetto per il dramma che ha causato questo coronavirus, ma ci è stata sbattuta in faccia da questa pandemia, che peraltro, come immagino molti di voi sapete, era stata ampiamente annunciata dai grandi virologi che si occupano di ecologia dei virus e quindi sanno che cosa significa questa incredibile entità microorganismica che in qualche maniera è stata anche, virgolette, alle origini della vita sul nostro pianeta 3,8 miliardi di anni fa. E noi, come immagino molti di voi sappiate, lo dico al pubblico che ci sta ascoltando, abbiamo dei tratti genetici nella composizione genetica del nostro genoma che sono derivanti da virus, in particolare sono i cosiddetti virus endogeni e fondamentalmente anche da tutte le altre forme microrganismiche come i batteri. Quindi abbiamo veramente una connessione straordinaria con la vita che purtroppo il sistema economico, facendo trionfare l'homo economicus, ha perduto completamente di vista. Allora, bene hanno fatto le Nazioni Unite per la Giornata Mondiale dell'Ambiente a dire è il momento della natura. Non possiamo più far finta che la natura non sia fondamentale per la nostra vita. Come giustamente voi avete scritto all'inizio, diciamo, dell'invito per questa chiacchierata odierna, noi beviamo, respiriamo e mangiamo grazie alla natura, grazie a quelli che sono stati definiti servizi ecosistemici in termine tecnico, che in maniera, a mio avviso, ancora un po' più brillante, l'ultimo grande rapporto di questo straordinario organismo delle Nazioni Unite, che è l'equivalente di quello che l'IPCC, quello per il clima, ha per il cambiamento climatico, quello che appunto si chiama Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, in parole povere, come dire, il panel intergovernamentale di connessione tra politica e scienza per capire l'importanza della biodiversità, ha fatto proprio nel 2019 un rapporto straordinario sul valore gigantesco della biodiversità per le nostre vite, dicendo a chiare lettere che se noi non difendiamo la biodiversità, non troviamo il modo di riuscire a essere equilibrati, armonici nel nostro rapporto con la natura che ci ha dato la vita, e non a caso questo l'ha ufficializzato anche il Papa quando ha detto: come è possibile ritenersi sani in un mondo malato? L'ha detto in quella bellissima immagine nella piazza San Pietro vuota, in pieno lockdown da coronavirus. Quindi, per dirvela che il dibattito
che fa capire quanto sia importante la natura. Poi il termine capitale naturale, e qui vedo dei colleghi che hanno una derivazione di carattere economico, e nasce ovviamente dalla visione economicista che noi abbiamo, ma il capitale naturale è una cosa che va molto, molto oltre quella che può essere una monetarizzazione o una valutazione economica del valore della natura. E in questo, su questo io vorrei essere anche molto chiaro, perché la valutazione economica della natura, che è molto difficile, e io sono certo che le persone che hanno una derivazione economica non faranno altro che confermarmi questa mia tesi, diciamo che nasce dall'ovvietà, se volete, è una valutazione che peraltro in ogni caso, tu citavi prima Pietro Bob Costanza, che è stato uno dei leader nel 1997, fu tra i primi a fare un'analisi di quanto i servizi che gli ecosistemi quotidianamente, gratuitamente offrono all'utilizzo umano e quindi al fatto di poter vivere in tutto il mondo in maniera più o meno sana, vitale e via dicendo, avessero una quantificazione economica. Vi ricordo che già con la prima stima del 1997, per arrivare alle stime rivedute nel 2014, ma poi a tutto il dibattito internazionale che su questo tema c'è, ricordo tra parentesi che attualmente c'è una review molto importante da parte del governo britannico, dato a un grande nome dell'economia internazionale che ha grande attenzione su questi problemi, che parte da Gupta della Cambridge University, che sta proprio cercando di dare un contributo per far capire l'importanza del valore della natura per la nostra esistenza, per la nostra vita. Chiudo rapidissimamente per dire che il capitale e il comitato per il capitale naturale, qui ci mettiamo un po' i piedi nel piatto nella politica italiana, è stato voluto, e noi nel nostro piccolo abbiamo dato un forte contributo anche alla scrittura di quella che è stata la legge che poi seguì, tra parentesi, anche il caro Alessandro Bratti, che oggi è il direttore di ISPRA quando aveva un ruolo di deputato, che era la legge che in qualche maniera ha fatto sì che esistesse questo comitato. Noi l'abbiamo spinto non perché un comitato in più fosse una cosa positiva, sapete che siamo pieni di comitati, di gruppi, task force, quello che volete, ma perché ritenevamo importantissimo che nel mondo politico ci fosse, non a caso la legge per il comitato prevede che entro la fine di febbraio si consegni un rapporto sullo stato del capitale naturale nel nostro paese al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Economia, per fare in modo che queste proposte, questa sensibilizzazione entrasse nel dibattito che porta poi alla legge finanziaria, porta poi alla legge di bilancio, cominciando dal cosiddetto DEF, che è il documento economico finanziario. Cioè fare in modo che la natura venga presa in considerazione prima di tutto quello che è l'evento che porta alla legge finanziaria. E quindi non dire facciamo opere pubbliche perché bisogna fare le opere pubbliche, perché noi personalmente riteniamo che la più grande opera pubblica che bisognerebbe fare nel nostro paese è una straordinaria opera di restauro, ripristino del nostro territorio meraviglioso che è stato martoriato, frammentato. L'ISPRA è il leader, diciamo, sulle analisi del consumo del suolo, e non solo, ma anche gli ecosistemi marini, perché il rapporto dell'AIBES, e qui veramente chiudo, ci ha dimostrato come oramai il 75% delle terre emerse è completamente trasformato dal punto di vista degli ecosistemi naturali che una volta avevano la loro presenza in queste aree, quindi vuol dire che ci resta solo una percentuale molto bassa di naturalità a livello planetario. Il 66% delle aree marine e oceaniche sono state profondamente impattate dall'intervento umano. E qui chiudo veramente, se voi pensate che oggi le microplastiche, le nanoplastiche, soprattutto in questo caso le nanoplastiche, si sono individuate in quelli che sono i grandi organismi unicellulari che fanno fotosintesi nel mare, negli oceani, parlo dei Prochlorococcus, e che sono abbondantissimi e che fanno il 50% della fotosintesi della nostra biosfera, immaginatevi come siamo messi. Quindi qui il problema è proprio dire svegliamoci, facciamo in modo che la biodiversità non è una, come dire, un apparato collaterale che deve avere un certo interesse perché insomma è importante, ci dà qualcosa da mangiare, ci sono gli impollinatori, è fondamentale. Senza biodiversità sana, vitale e resiliente non può esistere nessun tipo di sviluppo. Ecco,
Gianfranco Bologna, vorrei ritornare al tema, diciamo, che ha imposto questo nuovo virus, nuovo nel senso che è da noi conosciuto da poco, ma in realtà esiste da molto tempo, almeno nei pipistrelli esisteva, se non erro, da almeno 1 milione di anni o giù di lì. Questa vicenda ci ha dimostrato che il rapporto tra biodiversità, tra numero di specie e popolazioni di specie viventi sul pianeta e salute umana sono profondamente intrecciati. In realtà è tutto l'ambiente che è profondamente intrecciato con la nostra natura. Noi siamo sani o malati nell'ambiente. Ma la domanda è questa, diciamo, allora, anche da questo punto di vista, dopo la fase pandemica, noi intesi come cittadini non esperti, quindi mi ci metto io per primo, ma anche, come dire, i dirigenti politici o anche i dirigenti del sistema economico, avremo una maggiore consapevolezza dell'importanza della biodiversità o ancora una volta questi campanelli d'allarme suonano ma molti non li sentono? Ma guardate, io mi auguro, non ho la palla di cristallo, e mi occupo di questi problemi, come alcuni di voi sanno, attorno a questa tavola rotonda dall'inizio degli anni 70, era il 1970 quando ho cominciato, e ne ho viste parecchie, diciamo. Quindi io credo che oggi la sensibilizzazione sia, mi permetto di dire, quasi obbligatoria. Non ci possiamo più permettere di perdere altro tempo, perché io credo che una cosa molto intelligente, l'ha detta, io non so se poi l'abbia presa da qualcun altro, ma il grande climatologo italiano del Centro di Fisica Teoretica Abdusalam a Trieste, che è il buon Filippo Giorgi, ha detto con grande chiarezza: noi oggi abbiamo un'economia, io poi l'ho scritto adesso in uno dell'introduzione che ho fatto in un ultimo rapporto al Club di Roma, di cui sta uscendo l'edizione italiana, che non a caso si chiama Reinventare la prosperità. Il vero problema che noi oggi abbiamo è gestire l'inevitabile ed evitare l'ingestibile. Allora, se veramente vogliamo cercare di fare in modo, perché di fatto ci troviamo in più che mai dopo quello che è avvenuto, perché quello che è avvenuto è stata, come dire, una grande operazione verità, che in qualche maniera ci ha messo in faccia, come vi dicevo prima, il fatto di dire: guarda, tu sei natura, noi siamo natura, non possiamo pensare che siamo al di fuori di questa natura. E al di là del fatto che, come sapete, io non vorrei adesso sembrare troppo esagerato, ma non è un caso che l'anno scorso il buon Guido Silvestri, che è un grande virologo italiano della Emory University, ha scritto un libro molto bello che si chiama Il virus buono. Perché adesso dire così, posso immaginare gli strali che mi potrebbero giungere. Perché la nostra visione della natura spesso non è una visione che ci fa capire quanto noi siamo interconnessi. Chiudo per dirvi che oggi a livello internazionale è chiarissimo questo legame, che oso dire che è quasi banale che lo dica, perché oramai la ricerca scientifica ce l'ha dimostrato in tutti i modi, abbiamo questa dimostrazione, ma aggiungo che c'è un movimento scientifico di ricerca, c'è Eco-Alliance Health, Planetary Health, c'è stato un rapporto addirittura della grande rivista medica The Lancet, fatto con la Rockefeller Foundation nel 2015, che si chiama proprio Planetary Health, che vuol dire che la salute planetaria è esattamente quella che riguarda l'uomo. Se non c'è salute planetaria, e qui intendiamo ovviamente la salute biosferica, non c'è quella degli esseri umani. Aggiungo che la cara virologa Ilaria Capua, che viene sempre intervistata da tanti giornalisti, non mi è sembrato, ma ignoranza mia, quindi vi chiedo scusa se magari qualcuno l'ha fatto, che nessuno gli abbia mai chiesto: ma lei, professoressa, come mai presiede questo centro che si chiama One Health Excellence Center Research, One Health Excellence Center Research all'Università della Florida? Perché One Health vuol dire esattamente questo. Lei è stata chiamata a presiedere un centro che sta ragionando, studiando, approfondendo questa tematica. Questa tematica non è solo ricerca, ma è una tematica che l'economia in primis deve introiettare, perché non può esistere un'economia che si disinteressa dell'ambiente naturale. Chiudo veramente citando il grande Kenneth Baldwin, che, come sapete, nel 1966 fece un paper bellissimo che diceva: noi non possiamo avere l'economia del cowboy,
parlo del 1966, perché oggi non c'è più il cowboy, non c'è più il far west, oggi abbiamo l'economia della navicella spaziale Terra, era l'epoca, diciamo, della grande visione delle navi spaziali e via dicendo. Quindi noi dobbiamo ragionare in un'economia dove il mondo è pieno, perché siamo tantissimi su una Terra sempre più piccola, e il pianeta è sempre più piccolo, quindi c'è più piccolo nel senso della natura, perché la natura la stiamo distruggendo. Eh sì, l'astronave Terra è diventata una metafora molto diffusa, è stata ripresa di recente anche dal grandissimo Vincenzo Balzani con Nicola Maroni, che hanno fatto il titolo di un fortunatissimo libro sull'energia. E a proposito di biodiversità e di natura, come sottostimare il ruolo delle foreste? Io adesso non ricordo quante migliaia di miliardi di alberi popolano, diciamo, il nostro pianeta e quanto siano di gran lunga gli esseri viventi macroscopici. 3.000 miliardi, Pietro, 3.000 miliardi. 3.000 miliardi. Ecco, non volevo dirlo, perché è anche quello che ci si ripropone di ripiantare, quindi portarli a 6.000 miliardi, va bene. Però io su questo vorrei far intervenire una persona che se ne intende davvero moltissimo, qual è Davide Pettenella, professore ordinario di economia e politica forestale all'Università di Padova. Pettenella è anche direttore della scuola di dottorato relativo alle scienze forestali e coordina il tavolo presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la redazione della strategia forestale nazionale. Poi e tante altre cose, diciamo, altrimenti porto via molto tempo. Quello che gli chiedo è di dirci in breve qual è l'importanza, forse fin troppo evidente, così che noi non la vediamo, delle foreste nell'ambito dell'ecosistema terra e quanto queste strategie che sta varando l'Europa per la tutela della biodiversità avranno un impatto sulle foreste europee e anche sulle foreste italiane. Davide Pettenella. Grazie dell'invito anche da parte mia. Che dire a proposito dell'importanza delle foreste, se non ricordare quell'immagine che mi sembra un'immagine che dice tutto, che le foreste sono la più grande infrastruttura verde di tutti i paesi ed è anche la più grande infrastruttura verde dell'Europa e dell'Italia. E questa infrastruttura verde sta attraversando delle dinamiche diverse. Ed sono delle dinamiche molto importanti da conoscere, perché nel nord del mondo, nei paesi occidentali, c'è una tendenziale capacità di recupero delle foreste in termini almeno di superficie. Le superfici crescono e crescono in maniera significativa, e questo anche per il cambiamento del sistema economico e molto spesso per un'emarginazione delle attività agricole, soprattutto in aree marginali, in aree montane. Nel sud del mondo, in particolare nei paesi tropicali, invece la dinamica è opposta. Anche se la FAO, in quel interessantissimo documento che è uscito 2 settimane fa, che è l'inventario forestale mondiale 2020, ci dice che questa dinamica di riduzione delle superfici forestali è andata diminuendo. Eppure il gap cresce ed è un gap importante da tenere in considerazione, perché cresce il gap tra livelli di benessere del nord e del sud del mondo, ma cresce anche il gap in termini di dotazione del capitale naturale e della capacità di questo capitale naturale delle foreste, che ne sono componente fondamentale, di fornire servizi ecosistemici. E l'Italia, l'Europa, è parte di questa dinamica. E quindi molto bene ha fatto la strategia europea per la biodiversità nel definire anche obiettivi molto ambiziosi dal punto di vista quantitativo di protezione assoluta. La strategia per la biodiversità parla di 30% di aree che dovranno essere a protezione assoluta, ed è molto probabile che la gran parte di queste aree saranno terreni forestali. E in particolare parla di messa in sicurezza di quelle foreste primarie e vetuste, usa il termine old growth,
che sono probabilmente quelle più importanti perché più ricche in termini di biodiversità. Come si trova l'Italia rispetto a questi obiettivi? Ma l'Italia, rispetto ad altri paesi, ha un livello di protezione delle proprie foreste mediamente più alto. Il 27% di tutto il nostro patrimonio forestale è all'interno di parchi nazionali o di aree Natura 2000, quando la media dell'Unione Europea è il 21%. E la Francia, la Germania, la Spagna hanno il percentuale di protezione delle loro foreste all'interno di parchi di Natura 2000 molto, molto più basse. Evidentemente questo non significa che noi non dovremmo in Italia aumentare la quantità di superficie forestale in ambiente protetto, ma a me sembra che l'accento, l'attenzione fondamentale che dovremmo avere più che sulle quantità, nel caso specifico italiano, è sulla qualità della protezione. Una qualità che non può essere soltanto vincolo passivo, non può essere soltanto divieto al non fare, perché sono proprio i cambiamenti climatici che ci pongono una particolare attenzione a questo processo di crescita della vulnerabilità delle nostre foreste. Nostre foreste che sono state per secoli gestite, sfruttate, impoverite, semplificate e che adesso non possono essere semplicemente abbandonate per essere tutelate. Addirittura in sede europea, Forest Europe, che sapete è la rete tra i paesi europei, non dell'Unione Europea, ma di tutti i paesi europei, andrà prossimamente ad un incontro internazionale in cui verranno date indicazioni anche molto precise, che saranno evidentemente indicazioni che anche il governo italiano dovrà tenere in considerazione, per ridurre la vulnerabilità delle foreste attraverso la migrazione assistita. Migrazione assistita significa che in una situazione in cui per i cambiamenti climatici c'è uno shift, uno spostamento delle foreste verso nord, verso le altitudini superiori, ebbene questo processo andrà favorito, andrà stimolato, andrà aiutato. Ecco. Quindi ci troviamo di fronte a responsabilità grandi legate soprattutto al come gestire le foreste e le aree naturali più ad alto livello di biodiversità, come tutto evidentemente il territorio rurale. Bene, lei insomma ha anticipato un po' la domanda che volevo farle, perché le volevo chiedere appunto, ma anche gli alberi migrano, i cambiamenti del clima portano gli alberi a migrare. Abbiamo già delle valutazioni quantitative di quanto stiano già migrando gli alberi in Italia? E anche un'altra domanda che forse è correlata a questa, anzi certamente è correlata a questa, oltre ad un aumento della estensione delle foreste, dei boschi in Italia e in Europa, le risulta che stia aumentando anche la biodiversità, cioè il numero di specie viventi che vivono nell'ecosistema foresta? Beh, direi con una battuta che è difficile per l'Italia riuscire ad aumentare il livello di biodiversità forestale, dal momento che siamo già i campioni a livello europeo di biodiversità forestale. Dico un'ovvietà quando vi ricordo che in Italia abbiamo una specie di palma, la palma nana autoctona. Abbiamo gli ambienti della macchia mediterranea e via via abbiamo una gradualità di ecosistemi che ci porta agli ecosistemi delle zone alpine che sono del tutto simili a quelle delle foreste scandinave. Ecco. Quindi la ricchezza floristica, la ricchezza in termini di specie arboree e quindi di specie animali dei boschi italiani è straordinaria ed è un patrimonio che dobbiamo conservare. Ed è questo forse l'obiettivo fondamentale di quel esercizio che stiamo facendo in questi mesi, importantissimo e unico nella storia italiana, che è la redazione della Strategia Forestale Nazionale.
una strategia che ha un orizzonte di 20 anni, perché evidentemente parliamo con organismi biologici che hanno tempi lunghissimi e quindi abbiamo necessità di ragionare in tempi lunghi. Ahimè, non sono sempre i tempi della politica. La strategia la ragiona in una prospettiva di 20 anni, definendo però un orizzonte quinquennale per verificarla. E per fare questa verifica vengono date una serie di obiettivi e una serie di indicatori. E qua ci colleghiamo molto bene a quello che giustamente diceva il direttore Alessandro Bratti sulla necessità del monitoraggio. Abbiamo la necessità di monitorare con continuità i progressi che facciamo rispetto a queste risorse. E queste risorse sono da valorizzare in una logica di protezione, ma anche, e qui sta il difficile, qui è l'obiettivo grande della strategia, anche in una logica di mantenimento di un livello di sviluppo delle nostre aree rurali e di contribuzione a quelle idee della bioeconomia che sono adesso la guida fondamentale ispirante il New Green Deal. Ecco, quindi come riuscire a trovare un compromesso tra protezione, una protezione attiva, attenta ai cambiamenti climatici, con la necessità di mantenere uno sviluppo economico e sociale, quindi valori culturali del nostro paesaggio agrario, del nostro ambiente di montagna, e nello stesso tempo dare un contributo alla fornitura di materiali e di energie rinnovabili. Ricordiamo il ruolo importante che tuttora le biomasse legnose nell'economia italiana hanno come prima fonte energetica rinnovabile, soprattutto importante nel settore termico. Ecco, questo bilancio, questo bilanciamento, questo equilibrio è sicuramente estremamente difficile da fare. E la strategia lo fa. Cerca di farlo innovando sui contenuti e sui metodi. I contenuti, ho già ricordato l'attenzione che viene data alla protezione dei boschi vetusti, evidentemente l'importanza delle nuove piantagioni, ma soprattutto in ambiente periurbano, in territorio di pianura, lungo le fasce fluviali, le fasce costiere, non tanto in montagna dove i boschi li abbiamo e li dobbiamo soprattutto difendere. L'importanza di come contenuti di contribuire allo sviluppo rurale e finisco l'importanza del metodo. Il metodo significa soprattutto una buona conoscenza delle nostre risorse. Qua abbiamo tanto lavoro da fare e abbiamo un ruolo fondamentale anche di ISPRA nel arricchire la base informativa sulle nostre foreste. E un metodo anche nel definire su scala locale gli obiettivi attraverso un processo di partecipazione, di consultazione, che deve avvenire a tutti i livelli. Abbiamo appena ultimato il processo di consultazione sulla strategia. È stato un processo estremamente positivo, come la ministra Bellanova ha giustamente riconosciuto, con quasi 300 organizzazioni e singoli che hanno espresso pareri e opinioni, di cui terremo certamente conto, che sono estremamente ricche. Ma l'ultimo aspetto che vorrei toccare e ricordare del metodo è relativo al rapporto tra Stato, tra istituzioni e società civile. Ecco, abbiamo concepito la tutela della biodiversità e la tutela in particolare delle foreste nel passato soprattutto in una logica di strumenti di comando e controllo, di divieti. 80% del patrimonio forestale italiano sottoposto a vincolo idrogeologico. Adesso ci vuole di più. Dobbiamo fare un passo in avanti. Dobbiamo avere uno Stato che diventa motore di una partnership. Abbiamo bisogno di uno Stato meno in divisa e più tecnico, più in grado di collaborare con la società civile, più in grado di suggerire e partecipare a soluzioni innovative. Perché è questo che ci chiede anche lo sviluppo della bioeconomia. Uno Stato che
accompagni e assecondi un progetto intelligente di valorizzazione delle risorse naturali. Grazie, grazie Davide Pettanella, e dunque dal locale, o almeno dal nazionale, al globale, al mondiale. Abbiamo con noi Giovanni Ruta, che intanto saluto e ringrazio perché è in collegamento con noi da Washington. Forse si è alzato molto presto questa mattina per stare con noi. Giovanni Ruta è un economista ambientale senior proprio presso la Banca Mondiale. La Banca Mondiale ha avuto molte persone, oltre a lui, che si sono occupati di economia ecologica. Uno fra tutti, Herman Daly, è stato uno dei grandi pensatori, diciamo, dell'economia ecologica. Allora, la prima domanda, abbastanza scontata, però ritengo che sia di estremo interesse, e anzi, insomma, decisiva. Come mai la Banca Mondiale, la cui missione sarebbe quella, è quella di eliminare la povertà, o cercare di eliminare la povertà nel mondo e di promuovere una prosperità condivisa, come mai si occupa di biodiversità? Buongiorno a tutti e a coloro che ci seguono, e grazie e buona giornata mondiale dell'ambiente. Coloro tra di noi che hanno preso il caffè stamani, una spremuta, o si sono lavati il viso, l'hanno fatto anche grazie alla natura e alla biodiversità, no? E vorrei ringraziare lei, dottor Greco, e la presidenza, direzione di ISPRA, per questo invito, ma anche per mettere questo tema, che sta entrando di diritto nell'agenda dello sviluppo, al centro di questa giornata mondiale dell'ambiente. Dunque, la risposta breve alla domanda, che non è la prima volta che ci viene fatta, è che la riduzione della povertà, l'eliminazione della povertà nel mondo deve essere una soluzione sostenibile, e incluso dal punto di vista ambientale. Non possiamo eliminare la povertà nella nostra generazione e lasciare un pianeta malato alle generazioni future, condannandole alla miseria, no? Però vorrei elaborare un po', lo faccio con tre punti. Primo, natura e povertà spesso condividono lo stesso spazio. Come molti sapranno, gli ultimi 25 anni il mondo ha fatto dei progressi enormi nella lotta contro la povertà, e la povertà è stata ridotta notevolmente. Però i poveri di oggi, nel mondo, sto parlando di povertà estrema, vivono spesso vicino ad aree naturali, aree dove c'è una biodiversità molto, molto ricca. Per cui è impossibile azzerare oggi la povertà estrema senza tener conto delle risorse, la terra, l'acqua, le foreste, sulle quali queste popolazioni dipendono. Il network mondiale su povertà e ambiente, che è un network di organizzazioni che fanno ricerca, ha stimato che circa il 30% del reddito delle famiglie che vivono in zone adiacenti ad aree forestali viene generato dai servizi di tali foreste. E durante le fasi di riavviamento dell'economia che seguirà questa crisi tragica che ci ha accompagnato negli ultimi mesi, la natura dovrà svolgere un ruolo fondamentale per garantire non solo una salute umana buona, ma anche per permetterci le risorse necessarie a riavviare l'economia. Il secondo punto è che la natura è alla base delle nostre economie, al di là delle zone più povere del pianeta. Il World Economic Forum stima che circa la metà del PIL mondiale, stiamo parlando di 45 mila miliardi di dollari, è generato in settori che dipendono o altamente o in modo moderato dalla natura. Stiamo parlando di industrie come quella del cibo, delle bevande, della costruzione, delle fibre tessili, dell'energia, il turismo. È stato menzionato il tema degli impollinatori. Il 75% delle coltivazioni economicamente rilevanti oggi a livello globale dipendono da api, calabroni, mosche, farfalle. Stiamo parlando di frutta, verdura, del caffè che abbiamo bevuto stamani, di cacao, di mandorle. Il turismo dipende molto dalla natura. In Tanzania, uno studio che abbiamo fatto recentemente dimostra che un dollaro di spesa pubblica per la conservazione di alcune aree protette genera fino a 7 dollari di indotto nel settore turistico, che favorisce quindi l'economia e le popolazioni locali. Il terzo punto è, per dire all'inglese, nature is too big to fail. La natura è troppo grande per fallire. Questa è un'espressione che si sente spesso in ambito finanziario.
Si salva una banca perché se fallisce quella banca va a terra tutto un sistema. La perdita di biodiversità ha delle caratteristiche sistemiche, potrebbe scatenare dei rischi che possono invadere interi settori o intere economie e possono avere degli effetti devastanti. L'unica protezione contro rischi sistemici è la prevenzione, è la gestione oculata delle risorse. E di questo si tratta, anche in termini di natura e di biodiversità. Gestirla per poter evitare rischi di tipo sistemico, e per gestire i rischi di tipo sistemico è necessario affidarsi a un sistema centralizzato di coordinamento. La pandemia, è già stato menzionato dal dottor Bologna, del Covid-19 è un promemoria della stretta relazione tra salute umana e planetaria. Si stima che il 75% delle malattie infettive emergenti provengono sono malattie zoonotiche, quindi quelle che fanno il salto da animale a uomo, e queste malattie si generano proprio dove si rompe lo spazio tra natura e uomo, dove si indebolisce quella fibra che è la biodiversità e che permette alle specie di fare il salto. Quindi in conclusione, natura non è un lusso, ma è il fondamento della stabilità economica. Ecco perché ci occupiamo di biodiversità. Ecco il perché, ma come vi occupate? Cosa state facendo come Banca Mondiale per preservare la biodiversità? Nel presente ci sarà questa meta importante a Kunming, fra qualche mese, nel quale il mondo si metterà d'accordo su un nuovo quadro globale per la biodiversità. Questa è un'opportunità unica nella nostra generazione di fare un cambiamento. La Banca Mondiale se ne sta occupando, sta contribuendo alle negoziazioni, al dibattito, con una serie di analisi che vertono sugli aspetti economici e finanziari del problema. Un primo rapporto si occupa di modellizzazione, che mette insieme modelli ecosistemici con un modello macroeconomico. Il modello ecosistemico ci dice quanto cambia la disponibilità di servizi ecosistemici con lo sviluppo economico. Stiamo parlando di servizi regolatori come gli impollinatori, la resa idrica delle foreste, l'assorbimento di carbonio, la protezione delle zone costiere, ma anche servizi di approvvigionamento come il legname o la produzione ittica. Inseriamo questi cambiamenti in un modello economico per vedere come l'economia risponde, come nel futuro il nostro prodotto cambierà in base al cambiamento in questi servizi. Questo permette a sua volta di dire che se facciamo dei cambiamenti oggi nella politica economica, come si ripercuoteranno sia nella disponibilità di servizi ecosistemici che nell'economia. Ma le buone intenzioni, le buone politiche richiedono anche dei finanziamenti, per cui un secondo documento che stiamo preparando mira a definire il problema dal punto di vista del settore privato e produrre raccomandazioni per sbloccare i finanziamenti privati per la natura e per la biodiversità. Per questo ci stiamo avvalendo di una collaborazione con l'IFC, che è il braccio privato del gruppo della Banca Mondiale. E infine stiamo preparando un documento di sintesi sulla biodiversità e i contributi della natura alle persone, che conteremo di pubblicare prima di fine anno. Tutto questo si basa poi su una serie di esperienze che datano da decenni. Stiamo sostenendo la convenzione dal 1992, dalla nascita della convenzione sulla diversità biologica. Oggi nel nostro portafoglio di progetti troviamo 116 milioni di ettari di aree marine costiere protette, 10 milioni di ettari di aree terrestri protette, 300 habitat in zone cuscinetto, in riserve biologiche. E stiamo sfruttando il potere di convocazione, la presenza globale, per mettere in atto dei partenariati. Uno di questi è il programma dei paesaggi sostenibili dell'Amazzonia, con i quali utilizziamo un approccio multinazionale alla conservazione nel bacino amazzonico, e il programma mondiale sulla fauna selvatica, che affronta il commercio illegale di specie animali e vegetali, fornendo un'assistenza tecnica e promuovendo la cooperazione globale tra paesi di origine, transito e destinazione. E finalmente, dal punto di vista economico, il professor Pettinella parlava di patrimonio, ma anche il dottor Bologna parlava di misurare il capitale naturale.
Ecco, stiamo fornendo stime del capitale totale, del patrimonio totale, incluso il capitale naturale dei paesi, proprio per andare al di là del paradigma per cui si misura il benessere economico sulla base di un flusso, che è il prodotto interno lordo, che in realtà è un indicatore molto incompleto, perché non ci dice nulla su quello che sta succedendo con il nostro patrimonio. È come se un'azienda oggi prendesse le decisioni più strategiche sulla base del reddito prodotto in un anno piuttosto che sugli attivi, sul patrimonio che possiede. Lo potrebbe stare svendendo e quindi produce un reddito, però in realtà si sta impoverendo, e questo è un errore importante. Bene, questo introduce un'ultima domanda. Se vuole, prima ho menzionato Herman Daly, che aveva un'idea generale, diciamo, di cosa fare per far sì che l'economia umana entrasse in sintonia con l'economia della natura. Lei, qual è la sua prospettiva? Cosa può fare l'economia dell'uomo per entrare in sintonia con l'economia della natura? Beh, allora, innanzitutto riconoscere che l'economia dell'uomo è imbevuta nell'economia della natura. Questo è il primo passo. Questo è stato detto dagli altri, dai miei colleghi in questa tavola. Poi ci sono i driver diretti di perdita della biodiversità, li conosciamo. Il rapporto del panel che è stato menzionato prima, il panel intergovernamentale su biodiversità, chiarisce quali sono i driver diretti, ma poi ci sono anche i driver indiretti, che sono i fallimenti del mercato, spesso collegati a fallimenti istituzionali e di politica, la tecnologia, le preferenze dei consumatori, i valori culturali, la crescita della popolazione. Ecco, dal punto di vista di fallimenti di mercato, fallimenti istituzionali, dobbiamo riconoscere che oggi stiamo remando contro delle politiche economiche che vanno contro la natura. Oggi il mondo, in tutto il mondo, si spende circa 500 miliardi di dollari l'anno in sussidi che sono perversi, vanno contribuiscono a distruggere la natura. Riprogrammare questi sussidi verso delle pratiche più sostenibili avrebbe un impatto importante. 500 miliardi di dollari vengono spesi in sussidi perversi, mentre solo 90 miliardi di dollari, quindi meno di un quinto, viene speso in conservazione. Poi la tecnologia ci permette di fare cose che erano impensabili anni fa. Il telerilevamento e la tecnologia dell'informazione permettono di simulare gli impatti dei progetti e di progetti alternativi, per esempio nella costruzione di un progetto di trasporto, di un perimetro irrigato oppure di una diga. Ed è anche necessario individuare meccanismi che permettano di partecipare la partecipazione degli investimenti privati. Il professor Pattanella si riferiva ai partenariati. Ecco, il partenariato col settore privato è importante, perché il settore privato oggi comincia a riconoscere i rischi legati all'ambiente e riconosce anche le opportunità legate all'investire in ambiente, però ha bisogno di metodi, di linee guida per stimare questi rischi e per identificare le opportunità. Per cui è un altro, questo è anche il partenariato col settore privato, che è dove la maggior parte della ricchezza risiede, è fondamentale. E infine vorrei solo riferire a un altro cambiamento di paradigma che è necessario. La biodiversità viene spesso inteso come un tema da ambientalisti. Ecco, per un ettaro di area protetta ce ne sono decine di aree in zone produttive che forniscono servizi naturali importanti. Per cui la gestione e la cogestione nelle aree produttive, una gestione oculata, è almeno tanto importante come la produzione nelle aree protette. Grazie Giovanni Ruta. Per averci fatto questo quadro a livello globale, mondiale, e continuerei con questa prospettiva che è internazionale, perché certamente c'è un legame, abbiamo visto, tra la salute dell'uomo e la biodiversità, ma anche tra i cambiamenti climatici accelerati tantissimo dall'uomo e l'erosione della biodiversità. E allora io chiamerei in causa adesso Lorenzo Ciccarese, che è ricercatore di ISPRA,
responsabile per l'area, per la conservazione e gestione degli habitat e delle specie terrestri e gestione sostenibile dei sistemi agroforestali, nonché il National Focal Point di quella piattaforma che è stata prima nominata da Gianfranco Bologna, la piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici, che è in fatto di biodiversità, insomma, la massima autorità scientifica sul pianeta. Allora, Lorenzo Ceccarese, abbiamo visto che tutto è correlato, diciamo, lo diceva già Gregory Bateson, diciamo, tutto è correlato a tutto. Ma anche prima ancora Lotka parlava di unità nella diversità della natura, quindi tutto è correlato. Ma vediamo se tutto è correlato anche a livello politico. Allora, noi abbiamo fatto riferimento alle due strategie dell'Unione Europea per la biodiversità, quindi quello sulla biodiversità e Farm to Fork, ma abbiamo già accennato anche allo European Green Deal. Allora, quali sono i punti in comune di queste strategie che possono comportare un migliore contrasto ai cambiamenti del clima e un migliore contrasto all'erosione della biodiversità? Lorenzo. Cambiamenti climatici e biodiversità. Dunque, la comunità scientifica, dalla IPCC alla IPBS, e una moltitudine di studi che sono stati pubblicati soprattutto in questi ultimi anni, mettono, insomma, in evidenza senza dubbio questa complessa relazione, legame, intreccio fra le due principali questioni ambientali, no? Biodiversità, perdita di biodiversità e cambiamenti climatici. L'IPBS, lo ricordava prima Gianfranco Bologna, dice in maniera chiara che uno dei principali fattori di perdita di biodiversità sono i cambiamenti climatici. Esiste una documentazione abbastanza certa che ci dice che ci sono state finora almeno 20 estinzioni fra le specie animali dovute ai cambiamenti climatici. Ma i cambiamenti climatici, lo sa bene Davide, producono effetti devastanti quando arrivano climate extremes, no? Questi eventi climatici estremi che diventano più intensi, più estesi, più frequenti, e quindi questi eventi hanno un impatto fortissimo sui sistemi naturali e seminaturali. Passaggio di vaia ha distrutto decine di migliaia di ettari di foreste di elevatissimo valore anche economico. Ma insomma, gli eventi estremi come siccità prolungate oppure le ondate di calore hanno prodotto e continuano a produrre in maniera con intensità diversa i propri danni, ma insomma i cambiamenti climatici sono tra di noi e sappiamo quali sono gli effetti che questi stanno avendo su tanti aspetti della biodiversità, da quella genetica alla diversità di specie, degli ecosistemi, la produttività dei sistemi agricoli, anche insomma, dei sistemi marini. E quindi questo è un primo aspetto, la prima faccia della medaglia. E poi c'è quell'altra che è simmetrica, che riguarda il fatto che la perdita di biodiversità è per sé una delle principali cause dell'accumulo di gas di serra in atmosfera e quindi dei cambiamenti climatici. Ogni anno distruggiamo mediamente dai 13 ai 14 milioni di ettari di foreste, nel 2019 è stato l'anno horribilis, probabilmente siamo arrivati a 25 milioni di ettari di foreste distrutte, ma insomma i conti sono ancora da fare per bene, perché mancano all'appello ancora le foreste della Siberia o del Centro Africa che sono state distrutte. Ogni anno circa il 15-16% delle emissioni globali di gas di serra derivano dalla distruzione delle foreste e in generale dalla distruzione degli habitat. Se poi a questo aggiungiamo anche il degrado di habitat naturali e seminaturali e anche la stessa agricoltura, arriviamo al 25%. Quindi un quarto delle emissioni globali di gas di serra deriva da una cattiva gestione, per dirla con un eufemismo, dei sistemi naturali e seminaturali. La cosa incredibile, no? Per dire, insomma, rispondere alla tua domanda della consapevolezza politica nella capacità di affrontare questi due grandi problemi ambientali, è che per molti anni i due temi sono stati
affrontati quasi in isolamento, no? In maniera distante l'uno dall'altro, mentre invece da qualche anno da più parti si cerca di trovare le sinergie delle strategie, delle politiche, delle misure, delle attività che tento di affrontare contemporaneamente, congiuntamente, questi due grandi problemi. E questo è successo grazie soprattutto all'evidenza scientifica delle interlinkages, dei legami, delle interrelazioni fra le due questioni. Sappiamo quindi, per esempio, questo deriva da uno studio, ma ne sono moltissimi, pubblicato su Science nel 2018, a cui ha partecipato anche un ricercatore italiano, che attraverso le misure che vengono chiamate nature-based, quindi soluzioni basate sulla natura, oppure nature-climate solutions, è possibile fissare una quantità di carbonio che è stimabile in circa 10-12 miliardi di tonnellate di anidride carbonica l'anno. Questa quantità corrisponde a circa un terzo delle emissioni globali in atmosfera che avvengono ogni anno. Quindi da qui al 2030, secondo questo studio, ma ve ne sono anche altri, seppur comunque messi in discussione, che ci dicono che attraverso le misure basate sulla natura è possibile compensare circa un terzo delle emissioni globali di gas di serra, e quindi le soluzioni basate sulla natura possono contribuire per un terzo agli sforzi che la comunità mondiale dovrà fare per raggiungere i target di Parigi. Allora, che cosa sono queste climate solutions, nature climate solutions o nature based solutions? Sono per esempio una migliore gestione delle foreste esistenti, una loro migliore conservazione, oppure la creazione di nuovi boschi, il recupero di terreni degradati, di habitat frammentati, significa anche una serie di azioni concrete basate sul migliore utilizzo dei suoli agricoli, dal sovescio all'inerbimento, alla una lavorazione dei suoli più attenta. Insomma, abbiamo decine e decine di strumenti, di pratiche agricole, di gestione delle foreste, dei sistemi naturali, che ci consentono di dispiegare al meglio questo potenziale. Allora, qui è un problema anche di finanza, lo ricordava prima Gianni Ruta. Quindi perché, insomma, questo non avviene? Perché solo il 2,5% dei finanziamenti per contrastare i cambiamenti climatici viene destinato alle nature-based solutions. E quindi c'è un problema di attivare finanze anche attraverso partenariati, come ricordava sempre Gianni Ruta, per questo tipo di interventi. Allora, una delle cose più interessanti di questa strategia, ma anche della bozza che viene discussa in ambito CBD per il futuro accordo per la biodiversità, riguarda proprio le nature-based solutions. A Roma, nell'incontro di febbraio, si è discusso poco, no, del tetto, del target sequestro del carbonio che può essere fatto attraverso queste misure, perché si tratta ancora di un tema, come dire, che è oggetto di dibattito, di discussione anche scientifica. Però per raggiungere gli obiettivi di Kyoto per il 2030 e per il 2050 non si può fare senza le nature-based solutions. Allora, quindi abbiamo una evidenza scientifica che questo è possibile farlo, c'è bisogno quindi di una volontà politica. La cosa interessante di tutto questo è che mediamente, quando io distingo, quasi tutte le nature-based solutions che sono state proposte finora oppure realizzate vanno anche nella stessa direzione della lotta al declino della biodiversità. Immagino per esempio a tantissimi casi di successo, ne abbiamo moltissimi anche in Italia, che dimostrano come queste soluzioni vanno bene sia per mitigare i cambiamenti climatici, quindi assorbire CO2, ridurre la loro concentrazione, la sua concentrazione in atmosfera, ma sono utili anche per adattarsi ai cambiamenti climatici. Abbiamo centinaia di esempi in Italia che, seppur concepiti per altre finalità, non per quelle di adattamento ai cambiamenti climatici, adesso si stanno dimostrando molto molto efficaci, molto più efficaci di quei sistemi che sono invece più convenzionali, no? Grigi, come si dice, no? Che sono basati sull'impiego di cemento, che possono portare altri danni. Quindi sono più efficaci, ma anche più economici.
Bene, Lorenzo, grazie intanto per quello che ci hai detto. E richiamo anche insomma, una battuta che abbiamo fatto prima sul numero di alberi presenti sul pianeta e su quelli che si possono piantare a proposito di Nature Based Solution. Ora, qualcuno ha sostenuto che potremmo contrastare i cambiamenti del clima piantando 1.000 miliardi di alberi sul pianeta. Le strategie europee, mi pare, che si impegnino a piantare, ovviamente, non so se in Europa o anche fuori dall'Europa, 3 miliardi di alberi. Allora, questa cifra, 3 miliardi, rapportato a 1.000 miliardi o a 3.000 miliardi, che sono poi gli alberi che presenti sul pianeta in questo momento, ti sembrano una misura giusta, ambiziosa, poco ambiziosa? Un tuo giudizio. Quindi, per rispondere, io parto dalla citazione di uno studio, se ricordo bene, uscito nel 2015 da parte di un gruppo di ricercatori della Yale University, che aveva stimato per la prima volta questa cifra che ho citato nel mio intervento prima, 3.000 miliardi di alberi. Questo studio, che si basava evidentemente su insomma, una miriade di indagini stazionali, di inventari, dati satellitari, ha detto che questa è la stima di alberi presenti su tutto il pianeta. Ma questa stima ha detto anche che stiamo perdendo alberi per un numero di 15 miliardi ogni anno. Quindi 15 miliardi di alberi che vengono distrutti ogni anno a causa della deforestazione, legato evidentemente al livello della deforestazione che citavo prima. Al di là dei numeri che questo studio riportava, no, secondo me lascia un significato molto molto forte. Cioè il fatto che se cominciamo a contare gli alberi, significa che gli alberi contano e che ogni singolo albero ha un suo valore. Ha un suo valore per sé, prima di tutto, ma ha un suo valore perché produce legna, prodotti non legnosi, resine, gomme, una miriade di altri prodotti che variano da continente a continente, da regione a regione. Gli alberi sono importanti perché attraverso le loro chiome riducono la violenza delle piogge, consentono attraverso le loro radici di regolare il flusso dell'acqua e quindi consentono alle falde acquifere di ricaricarsi in maniera più efficiente. E poi gli alberi forniscono una serie di servizi, pensiamo per esempio agli alberi di città o delle zone periurbane, di riduzione degli effetti dell'isola di calore o alla riduzione dei rumori, all'intrappolamento di sostanze inquinanti, particolato in modo particolare. E poi gli alberi hanno un valore culturale, spirituale, fanno aumentare il senso di appartenenza, fanno aumentare il valore delle aree in cui ci sono queste piante, questi spazi verdi. Quindi gli alberi hanno un'infinità di valori e ogni albero conta. Quindi questo dato che per me è una delle cose più interessanti della strategia, no? È una delle cose più interessanti, prima di tutto perché sposta l'attenzione delle strategie di conservazione della biodiversità verso forme diverse da quelle di pura protezione. Intendiamoci, la protezione è importante, rimane lo scheletro portante, e questo lo vediamo anche nella bozza del nuovo accordo globale. Abbiamo bisogno di più aree protette, abbiamo bisogno di aree protette che siano complementate con queste aree che vengono chiamate Other Effective Area Based Conservation Measures, queste misure di conservazione, quindi che possono agire in supplementarietà alle aree protette. Però c'è bisogno anche di fare un passo più avanti, che è quello degli interventi attivi, che sono quelli, per esempio, del restauro. Allora, questi 3 miliardi di alberi in Europa, come dire, possono stimolare delle attività concrete di restauro, che può avvenire attraverso interventi
diciamo convenzionali dal punto di vista selvicolturale, no? Quindi attraverso interventi di afforestazione, riforestazione, creazione di cinture intorno alle città e via dicendo. Quindi interventi, come dire, che possono creare, stamattina facevo una stima di quanta superficie, no, può essere investita a nuove foreste se si dovessero realizzare da qui al 2030 la piantagione di 3 miliardi di alberi. Insomma, Davide lo sa bene questo, se dovessimo utilizzare circa 1100 piante ad ettaro, avremmo circa 3 milioni di ettari in più, no, in Europa. Quindi significa 300.000 ettari di nuove piantagioni ogni anno. Però penso che il beneficio di questa moltitudine di alberi, questo esercito di alberi che va a rinverdire tanti ambienti, ha più valore se viene fatta secondo questo approccio che gli specialisti chiamano a mosaico, no? Quindi non interventi di grande scala, ma interventi di, no, di piccola scala che vanno per esempio a rinverdire i giardini di un condominio o le aree periurbane o gli interstizi di uno svincolo autostradale. Insomma, questi interventi possono realmente servire a arricchire l'infrastruttura verde del nostro paese, ma comunque dell'intera Europa. E quindi la questione, insomma, che si pone di fronte a questi 3 miliardi di alberi da piantare riguarda, insomma, il come, con quali specie, poi la fase successiva di manutenzione. E poi ancora, per ricordare la cosa che diceva prima il direttore Bratti, no? Il monitoraggio, come si fa a monitorare i progressi verso il raggiungimento di questo target. Però questa è una questione che riguarda la comunità scientifica, non è un grande problema. L'importante è che adesso abbiamo un target, che la gente sa che contare gli alberi è importante, avere più alberi è importante, e questo ha anche un valore, come dire, educativo molto molto importante. Grazie, grazie davvero Lorenzo Ciccarese. Siamo arrivati alla fine del nostro colloquio, di questa tavola rotonda. È stato un bel momento per la natura, certamente è stato un bel momento per me, ho imparato molto, e penso che è stato un bel momento anche per chi ci ha ascoltato. E quindi speriamo che poi questo bel momento sia il germe di piante, per l'appunto, tangibili e non tangibili, che nascono e possono rendere più verde il nostro pianeta. Grazie a tutto e buona giornata. Grazie, grazie a tutti.